Buongiorno. 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 Hanno scritto che possiamo iniziare. Non aspettiamo nessuno, quindi. Ci sono 42 partecipanti. Perfetto. Allora la regia ci dice che possiamo iniziare, direi di iniziare. E inizialmente mi presento, sono Manuela Cortese e sono un chimico. E oggi sono qui con voi come moderatore nella veste di tecnologo della piattaforma Marlic. Per chi non sapesse cos'è Marlic, Marlic è l'acronimo di Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites. Finanziato dal POR Marche FESR 2014-2020 ed annesso alla quarta piattaforma collaborativa regionale iLabs. Il partenariato è composto da 27 soggetti, guidato dall'impresa capofila HP Composite, che oggi è qui rappresentata dall'ingegner Vincenzo Castorani. L'HP Composite è il coordinatore della linea di ricerca sul bio-based, insieme all'altra azienda capofila, che è la Plasos Delta, Telma, che è qui rappresentata dalla dottoressa Savina Pianesi, che invece è coordinatore dell'altra linea di ricerca sul demanufacturing. Gli altri coordinatori del progetto sono l'Università di Camerino per la parte di laboratorio, con il professor Enrico Marcantoni, e la Fondazione Cluster Marche. L'idea posta a fattor comune di tutto il progetto è la volontà di ridurre l'impatto economico ed ambientale del sistema produttivo ed al contempo promuovere un processo di innovazione guardando all'economia circolare come principio ispiratore. Tra gli attori protagonisti per garantire la riuscita del processo abbiamo individuato le aziende produttrici, l'Accademia e gli enti normatori. Per questo motivo è stato avviato un percorso sotto la forma di un ciclo di seminari, di cui questo webinar costituisce il primo step. Un percorso che vuole stimolare il dialogo tra gli stakeholder del processo e magari fornire le basi per dare delle risposte chiare su come innovare in ottica di economia circolare. Ogni seminario si prefigge di intavolare una discussione sui vari punti critici da affrontare in questo senso, quali problemi di caratterizzazione, processabilità ed inquadramento normativo dei materiali naturali e di scarto candidati a diventare materia prima seconda, andando di volta in volta a cambiare l'interlocutore, ciascuno dei quali, dal proprio punto di vista privilegiato, può fornire utili spunti di riflessione. Oggi il topic è focalizzato sulla caratterizzazione dei materiali compositi in ottica di economia circolare ed a rispondere saranno gli enti di ricerca partner del progetto. Ora, non so se abbiamo noi, con noi collegato il rettore dell'Università di Camerino, tra i partecipanti, perché non riesco ad avere tutta la lista. E comunque iniziamo quindi a far fare un saluto ad un ospite, diciamo, particolare che è il collega Marco Antonini, che sin dall'inizio, insieme al professor Enrico Marcantoni, ha seguito tutto l'iter del progetto fino all'approvazione, e quindi sin dall'inizio è stato presente. Prego, Marco, a te la parola. Grazie, grazie Emanuele. No, ma faccio, intanto vi ringrazio per avermi fatto fare questo piccolo intervento. No, ringrazio perché effettivamente
Il rettore mi ha coinvolto insieme al professor Marcantoni sin dall'inizio di questa avventura. Io insomma ne sono grato. Questa cosa ha portato ad avere contatto con una serie di aziende delle Marche, ma la cosa veramente che mi ha fatto piacere è l'incontro con gli enti di ricerca e le università coinvolte, con le quali abbiamo creato veramente un bel gruppo di lavoro che siamo diciamo abbastanza pronti e disponibili a dare un buon servizio per le imprese. Devo dire che io sono dell'Enea, abbiamo partecipato attivamente a questa iniziativa e devo dire che devo ringraziare l'Enea perché ha permesso e mi ha lasciato diciamo abbastanza liberamente ad entrare in questa iniziativa, tanto che l'Enea ha voluto aprire anche una sede ovviamente sulla base del bando dell'Enea, della regione, a Camerino. Questa non è una cosa che succede all'Enea frequentemente, quindi significa che l'ente ha creduto in questa iniziativa, tanto che colgo l'occasione per ringraziare i colleghi di Brindisi che parteciperanno a questo evento, che pur non conoscendoli direttamente hanno avuto fiducia in questa iniziativa. E questa cosa devo dire che ha trovato molto interesse da parte dei miei responsabili, il professor il dottor Morabito, il capo del dipartimento, i miei diretti responsabili Massimo Giannetta e Roberto Balducchi, ma in particolare devo dire anche da parte del presidente, perché non ha mai, che non conosco direttamente, però non ha mai creato problemi, ha sempre spinto per mandare avanti questa iniziativa, che adesso io probabilmente molto collegato a questa nuova situazione che si è venuta a creare con il nuovo governo, con la creazione del nuovo Ministero di Transizione Ecologica. Noi, come voi sapete, come ente nazionale siamo controllati ormai dal nuovo Ministero. Questo cosa significa? Significa che la Marlic entra proprio in pieno su questa nuova iniziativa e a me fa molto piacere perché sta diventando un laboratorio di ricerca e sviluppo di attività di ricerca verso la sostenibilità, che va verso quella direzione che poi è la direzione che la Commissione Europea ci sta indicando. Quindi io ringrazio tutti, in particolare i colleghi del CNR e dell'università, perché, ripeto, abbiamo costituito un team, una squadra che sono convinto che daremo un ottimo servizio a tutte le aziende del territorio marchigiano. Ecco, io qui termino, finisco perché la giornata è lunga e vi faccio i migliori auguri di buon lavoro e ascolto volentieri. Grazie. Grazie Marco, io volevo iniziare con dei ringraziamenti. Purtroppo il rettore dell'Università di Camerino non è riuscito a essere presente per impegni sopraggiunti, però comunque a lui va un ringraziamento particolare perché con tutta la governance continuamente ci dà prova del supporto e di quanto l'Università di Camerino creda in questo progetto. E quindi altra questione, vi volevo fare due parole su come l'evento è organizzato. Come da programma inizieremo con la scaletta delle presentazioni. Ringrazio la disponibilità di tutti i relatori che so comunque essere sempre molto impegnate in tantissime attività e si sono messe a disposizione per questo evento. Quindi l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino con il professor Santulli e comunque CNR d'Enea. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione, dopo le presentazioni ci sarà una tavola rotonda, quindi chi avrà domande
prego di non interrompere comunque le presentazioni, ma eventualmente scriverle in chat e volendo anche indicando il relatore a cui la domanda si riferisce per migliore chiarezza, anche se ovviamente tutti i relatori possono contribuire e rispondere a qualsiasi quesito o intervenire direttamente nella fase conclusiva della tavola rotonda. Quindi procediamo velocemente come da scaletta, siamo perfettamente nei tempi e volevo introdurre la professoressa Valeria Corinaldesi dell'Università Politecnica delle Marche, che è il primo relatore della mattinata e ci introduce qual è la sfida che si cela dietro il riciclo dei materiali compositi. E con anche una piccola introduzione sulle tecniche che possono dare delle risposte per poterli caratterizzare. Due parole sulla professoressa Corinaldesi, è laureata in ingegneria civile con lode, ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria dei materiali e dal 2018 è professore ordinario di scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona, dove è titolare dei corsi di tecnologia dei materiali da costruzione e materiali strutturali avanzati ed ecosostenibili. La sua attività di ricerca si occupa di materiali compositi avanzati a base cementizia per applicazioni strutturali e per il design, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità e a tutti gli aspetti connessi con l'economia circolare. È autrice di più di 250 pubblicazioni su riviste e atti congressi internazionali e inventore di 3 brevetti. È stata impegnata infine in prima persona nel trasferimento tecnologico dei risultati delle sue ricerche mediante lo spin-off universitario InnovaCreta SRL, startup innovativa. Ringrazio ancora la professoressa Valeria Corinaldesi e la invito a condividere la presentazione Grazie a voi per questa opportunità. Adesso provo a condividere il mio schermo. Eccoci qua. Allora, come già anticipato dalla coordinatrice dell'evento, il titolo del mio intervento è Riciclaggio di materiali compositi, una sfida da vincere per l'economia circolare. Che cosa sono i materiali compositi? Lo sappiamo tutti, però magari proprio all'inizio ce lo vogliamo ricordare. Sono quei materiali costituiti dall'unione di 2 o più fasi che generalmente distinguiamo in matrice, fibre, additivi o cariche. Quindi è dato dall'unione di almeno 2 materiali appartenenti a famiglie diverse, quindi con caratteristiche molto diverse. E proprio da questa diversità nasce una sinergia che è stato per sempre stato il successo dei materiali compositi. Pensiamo a quanto sono straordinariamente vincenti per quanto riguarda il rapporto resistenza-peso, cioè grazie proprio alla sinergia tra materiali diversi, matrice polimerica e fibre in carbonio, riusciamo ad ottenere un connubio di resistenza e di leggerezza che non è raggiungibile da nessun altro materiale. È da qui il successo dei materiali compositi, ovviamente. Ma questa eterogeneità in realtà nasconde anche un'insidia. L'insidia sta proprio nel gestire il fine vita, nella fase di smantellamento, di smaltimento finale. Perché capite bene come sia una sfida la possibilità di recuperare 2 materiali accoppiati così intimamente in maniera efficace. A fine vita il materiale composito può arrivarci in vari modi, perché a parte proprio il materiale a fine impiego, cioè dopo aver terminato il suo ciclo di vita, che quello diciamo è la fine classica, ma potrebbero esserci anche degli scarti in fase di produzione delle fibre vergini, oppure anche proprio nei reparti produttivi di materiali compositi, sia nella fase di preformatura o di impregnazione, cioè se ci sono dei preimpregnati che sono giunti a scadenza, o nella fase di rifilatura alcuni scarti. Quindi possiamo avere fonti diverse di materiali composito che comunque che è scarto, quindi va smaltito in qualche modo. E ci sono centinaia di tonnellate di questi prodotti che ogni anno vengono conferiti in discarica,
con un grande spreco, sia dovuto al grosso valore intrinseco del materiale, cioè proprio al valore del costo iniziale, sia proprio al costo che si aggiunge, che è quello dello smaltimento. Quindi ecco che è un problema importante, una bella sfida che dobbiamo vincere in ottica di economia circolare, ovviamente. Proprio in virtù dell'eterogeneità del materiale ci troviamo di fronte ad una scelta, cioè cosa fare? Riutilizzare lo scarto così com'è? Sarebbe la cosa più auspicabile. Perché? Perché, come dicono in inglese, as it is, no? Se uno lo riutilizza così com'è, semplicemente magari con una piccola triturazione meccanica, si spende poco per trattare questo rifiuto, c'è un piccolissimo dispendio energetico e quindi è la soluzione che sarebbe, diciamo, migliore dal punto di vista del processo di trattamento. È ovvio che poi si tratta di vedere qual è il valore di ciò che produco semplicemente triturando. Noi entro Marlic, con il progetto Marling, stiamo cercando di, per esempio, di riutilizzare degli scarti di lavandini triturati, cioè insomma stiamo provando questa via, perché comunque essendo la più semplice, se alla fine dovesse portare a un prodotto di qualità, sarebbe la più esplicabile. Spesso così non è e ci troviamo di fronte al problema di dover in qualche modo separare i due componenti fibra e matrice, o quantomeno provare a recuperare la fibra, che è la parte più preziosa del materiale composito. Quello che si fa generalmente, questa è la tecnologia più consolidata al momento, è quello di fare, di effettuare cosiddette pirolisi o pirolisi, a seconda di come vogliamo mettere l'accento, ci sono varie, diciamo, vari punti di vista su questo nome, c'è un dibattito, no? Vuol dire, diciamo andiamo a degradare la matrice, che tipicamente è termoindurente, quindi non si può riciclare come un termoplastico. Andiamo a degradare riscaldando in assenza di ossigeno oltre i 450 gradi centigradi, in questo modo distruggiamo la matrice e recuperiamo la fibra. È un processo che da un punto di vista economico ha una sua sostenibilità, è anche fattibile tecnicamente. Ci cominciamo a chiedere, ma dal punto di vista ambientale è sostenibile? Non parte con il piede sbagliato, nel senso che, per esempio, pensiamo a come si possono riciclare gli scarti nel settore agroalimentare, no? Quindi nel materiale organico. Ci abbiamo di fronte varie alternative, che ne so, la combustione, il compostaggio. La pirolisi, rispetto a questi due altri processi che ho citato, ha un grande vantaggio, che avviene in assenza d'ossigeno, quindi ambiente anaerobico. Non ho produzione di anidride carbonica, e qui già siamo un bel pezzo avanti, perché se non abbiamo produzione di anidride carbonica vuol dire che tutta una serie di impatti ovviamente non ci sono. Certo, c'è un dispendio energetico, quindi c'è un consumo di combustibile per portare queste temperature oltre 400 gradi centigradi. Ecco che allora si sta muovendo a livello internazionale per cercare in qualche modo di trovare delle alternative a questa pirolisi, diciamo, semplice. Per esempio, i coreani hanno depositato un brevetto mondiale e loro hanno pensato di produrre questi compositi con una matrice che fosse particolare, cioè che fosse degradabile e decomponibile in soluzione basica, e quindi potesse in qualche modo alla fine del ciclo di vita si potessero separare le fibre della matrice semplicemente, si fa per dire, semplicemente mediante un'idrolisi, quindi in soluzione basica e disintegrando in questo modo la matrice. Quindi questa è un'idea che si è avuta a livello globale per poter trovare un'alternativa. Poi ovviamente ognuno di queste varianti che vi sto descrivendo va vista caso per caso, insomma, quali sono i vari impatti che crea. Secondo sistema, sempre innovativo, questo statunitense, hanno pensato di decomporre la matrice aiutandosi con piccole molecole di alcol, per esempio glicoli, e un catalizzatore. Con questo tipo di processo la temperatura non occorre che arrivi oltre i 450 gradi, ma bastano 160-200 gradi. E tra l'altro il processo, oltre che ad essere a temperature relativamente basse, ha anche una durata contenuta, dalle 2 a 6 ore, perché prevede una prima fase in cui la matrice polimerica viene dissolta completamente
grazie a questi queste piccole molecole di alcol che riescono a spezzare i legami polimerici della matrice. E poi c'è la fase di evaporazione del solvente alcolico e la resina alla fine addirittura torna a polimerizzarsi, permettendo di recuperare anche la matrice. Questo è veramente fantastico, secondo me, questo sistema, perché si recupera sia la fibra che la matrice con tempi contenuti e temperature contenute. Tra l'altro, il processo può essere anche impiegato per riparare prodotti in materiale composito difettosi o per far aderire lastre composite. Veniamo al terzo metodo, diciamo, alternativo o complementare alla pirolisi. È quello di disintegrare, questo è un metodo cinese, disintegrare la matrice epossidica con l'aiuto anche di superacidi, quindi non solo la classica pirolisi, ma anche l'impiego di questi superacidi da cospargere in polvere sul pezzo diciamo, da degradare. E a questa applicazione di superacido va fatta seguire sempre la pirolisi, però per un tempo contenuto 10-30 minuti massimo, quindi sempre in ambiente senza pirolisi, senza ossigeno, seguita poi invece da una fase in presenza di ossigeno, quindi una combustione per 10-60 minuti. Alla fine la matrice epossidica viene persa, ma la fibra di carbonio viene recuperata con un'elevata qualità della fibra finale. Ultima alternativa che così, insomma, a livello di curiosità vi volevo raccontare, sempre per riuscire a ottenere, dei materiali ben riutilizzabili, diciamo, alla fine del processo di trattamento, è quello di quest'altro brevetto, sempre cinese, che prevede la disintegrazione della matrice epossidica utilizzando anche microonde. E quindi trattando con queste microonde, queste radiazioni, scusate, elettromagnetiche il materiale e in presenza di una miscela di gas, ossigeno e metano, con temperature abbastanza basse rispetto alle altre, perché sta al massimo 500 gradi centigradi, meno di un'ora, e poi graduale abbassamento della temperatura. Alla fine, al solito, le fibre di carbonio possono essere in questo modo recuperate. Quindi vedete quante alternative possiamo avere, ce ne saranno anche altre. Non avevo la pretesa di essere esaustiva, solo per dirvi quanto è vario il mondo dello studio, del processo che possiamo utilizzare per recuperare che cosa? La parte sostanzialmente più nobile, che è la fibra, che è quella che più ci interessa. Come possiamo riciclare queste fibre una volta ottenute? Per esempio, le fibre in vetro che possiamo riottenere da un materiale composito, come potremmo utilizzarle? Guardate, per esperienza personale vi posso dire che le ho studiate molto per riutilizzarle nelle matrici cementizie, che sono il mio campo, il mio, diciamo, cavallo di battaglia, essendo in principio un ingegnere civile che si è poi dedicata ai materiali. Servono per ridurre il ritiro del calcestruzzo, la famosa fessurazione del calcestruzzo che tanto ci fa temere perché fra l'altro inficia la durabilità del materiale. Ecco, introdotte in miscela, queste fibre di vetro riciclate funzionano molto bene. Oppure possono essere riutilizzate, anzi proprio riciclate in questo caso nel vero senso della parola, proprio come riempitivo in nuove resine, quindi riusate esattamente nel modo in cui erano state usate inizialmente. Oppure potremmo anche utilizzarle per produrre lana di vetro, quindi come isolante nell'edilizia. Questo è un altro tipo di possibilità di utilizzo di queste fibre. Cosa dire invece per le fibre in carbonio riciclate? Anche queste possono essere utilizzate in vari campi. Porto sempre come primo l'esempio che mi ha vista, insomma, interessata da vicino. Per esempio, se volessimo realizzare delle pavimentazioni drenanti in calcestruzzo, guardate la foto in alto a destra, sono delle pavimentazioni dove praticamente togliamo del tutto la parte fine, la malta, usiamo solo l'aggregato grosso per creare una serie di canali vuoti per poter far drenare l'acqua. Questo però indebolisce notevolmente meccanicamente il materiale. Allora ecco che sono utilissime queste fibre di carbonio riciclate da introdurre nell'impasto per poter recuperare in qualche modo quella resistenza a flessione che ho perso completamente andando a togliere la parte fine che legava le varie particelle.
Oppure queste fibre in carbonio riciclate possono essere usate per produrre feltri, sempre in questo caso, cioè, parliamo di riciclaggio vero e proprio perché sempre per processi RTM, quindi rientrano nei stessi processi da cui insomma, sono state prodotte la prima volta. Oppure, sempre questo è un altro studio interessantissimo, devo dire, che ho condotto per un'azienda bergamasca in questo caso, che mi aveva commissionato questo studio, riutilizzare fibre in carbonio riciclate nelle malte per produrre materiali smart, sia per schermatura elettromagnetica, perché queste fibrette di carbonio abbiamo visto che messe in un certo dosaggio elevato davano una tale conducibilità elettrica alla malta che di per sé invece viene ritenuto un materiale isolante, tanto che era in grado di schermare elettromagneticamente. Non solo, altra cosa interessantissima, questa capacità di condurre elettricità aumenta nel momento in cui la malta viene sottoposta a una pressione e quindi questo principio può essere sfruttato per andare a fare una specie di materiale self-sensing, cioè un materiale che da solo, andando ovviamente a misurare il passaggio di corrente, ci dice qual è lo suo stato tensionale, cioè se in una sezione il materiale subisce uno sforzo eccessivo e in un'altra invece viene quasi scarico, io me ne accorgo perché leggo un passaggio di corrente più intenso dove il materiale viene sottoposto a una pressione più elevata. Quindi questa è tutta una serie di applicazioni che si possono avere andando a riutilizzare queste fibre in carbonio riciclate. Per cui il tema è interessantissimo. Io qui avevo voluto proprio stimolare, adesso vedremo qualcosa sulla caratterizzazione, ma proprio visto che ero il primo intervento, ho voluto proprio farvi rendere partecipi di quanto sia importante questa sfida, di quante opportunità abbia, proprio in ottica di economia circolare. Per quanto riguarda proprio il tema specifico del webinar, cioè la caratterizzazione di questi materiali compositi, ovviamente il composito può essere caratterizzato da un punto di vista meccanico come nel suo insieme, ci si può anche focalizzare semplicemente, come nel caso qui, l'esempio che vi porterò, ci si può limitare a caratterizzare, diciamo, la matrice organica o quantomeno la fibra organica, quindi la componente organica presente al suo interno. Ci sono tantissime tecniche a disposizione. Per limiti di tempo vi farò un esempio di una caratterizzazione che abbiamo condotto nei nostri laboratori. Ci hanno portato un pezzetto di materiale composito, noi non sapevamo che cosa fosse, alla fine abbiamo scoperto, insomma, diciamo, ho anticipato sul titolo della diapositiva di cosa si trattasse, era un nylon, quindi una poliammide 6-6, caricata al 30% di fibre di vetro. Ce ne siamo accorti utilizzando quattro tipologie di strumenti a nostra disposizione nel dipartimento SIMAO di cui faccio parte. E vi faccio un attimo vedere come siamo arrivati, diciamo, alla conclusione, come abbiamo capito che si trattava di un nylon caricato con un 30% di fibre di vetro. Beh, come prima tecnica abbiamo utilizzato la spettroscopia infrarossa, perché questa permette proprio lo studio dei legami chimici per riconoscere i vari materiali. C'è un fotone, diciamo così, un fotone infrarosso che viene assorbito dalla molecola e grazie a questa energia passa da uno stato vibrazionale fondamentale a uno stato vibrazionale eccitato. E tutto questo fa sì che Pronto. in pratica. Sì? È finito il Alberto, tempo? ciao, ciao. Scusate. Ah, Sì, no. Prego, prego, ci sono altri 3 minuti e mezzo. Ok, allora sono perfettamente nei tempi. Solo per certe frequenze ci sono assorbimenti di energia. Quindi cosa succede? Che grazie a queste io riesco a leggere, vedete, dei picchi Benissimo, d'accordo, e che ciao. avvengono soltanto per certe determinate lunghezze d'onda che mi consentono proprio di riconoscere quel tipo di legame chimico peculiare e particolare di quella sostanza. Per cui, per esempio, ecco che in base ai picchi riportati in alto riconosco il legame tra carbonio e idrogeno, oppure posso riconoscere il famoso doppio legame carbonio-carbonio, o riconoscere il legame tra l'azoto e il carbonio, che è quello che abbiamo visto con questi due picchi ravvicinati qui, vedremo tra poco delle prove effettuate. Ecco infatti qual è stato il risultato, diciamo, della prova svolta su quel campioncino che ci è stato consegnato. Lo spettro ottenuto dal campione esaminato è questo qui riportato in nero,
e l'abbiamo confrontato con tanti spettri riportati nel nostro database, e quello che più si somigliava veramente tantissimo era quello della poliammide 6,6, vedete, stessa forma identica, per cui ci ha permesso di dire questo molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, si tratta di un nylon presente all'interno del campione. Poi abbiamo condotto un'analisi termica, sia termogravimetrica che termica differenziale. La termogravimetrica è la curva rossa, permette di vedere la perdita in peso del materiale che viene scaldato, quindi perde peso perché succede qualcosa, qualche reazione chimica al suo interno. Ha perso peso tra i 400 e i 600 gradi centigradi, in corrispondenza abbiamo visto quei due picchi che sono tipici proprio del degrado del nylon. Tra l'altro si è visto anche un picco endotermico intorno ai 260 gradi centigradi, 265, quello indicato con quella F. Per andare ad indagare meglio quel picco endotermico abbiamo anche condotto un'analisi DSC che si basa proprio, il principio di questo tipo di analisi è proprio quello di andare a vedere come scambia calore un campioncino rispetto a un altro materiale di riferimento, e abbiamo visto proprio che cosa, che c'è questo picco endotermico intorno ai 200-265 gradi centigradi e c'è quindi una variazione del calore che è tipica del nylon. Quindi alla fine di questa prova, incrociando questi dati con quelli della prova precedente, abbiamo stabilito in maniera inequivocabile la presenza di nylon all'interno del campione. Tra l'altro, con la prova termogravimetrica è stato anche possibile quantificare il nylon, che era intorno al 69-70%. Che cos'era il restante 30%? Ce l'ha detto l'analisi diffrattometrica e raggi X, ce l'ha detto perché gli unici due picchi che abbiamo visto sono quei due lì, che sono quelli tipici del nylon. Questo significava che non c'erano altre sostanze all'interno, soltanto nylon, se non altre sostanze cristalline, attenzione. La restante parte doveva per forza di cose essere qualcosa di amorfo, e infatti il tipico andamento di questo spettro ci dice che c'è una buona percentuale di materiale amorfo, non era altro che quel 30% di vetro di silice che andava a completare il 70% del nylon presente in quel tipo di materiale composito. Quindi ecco, insomma, che incrociando i risultati di varie prove condotte con principi diversi, perché diverso è il meccanismo con cui funzionano gli strumenti, siamo riusciti a concludere in maniera quasi certa, certezza assoluta non c'è, ma al 99% quello era un nylon caricato con fibra di vetro al 30%. Io con questo avrei concluso, spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie mille professoressa, è stata perfetta nei tempi, e è stata una relazione introduttiva fondamentale, perché comunque ci ha introdotto al problema dei materiali compositi in ottica di economia circolare, che ovviamente si declina in due linee approcci, perché l'economia circolare può essere vista in senso di riciclo, come quello che lei ha proposto, e comunque andando a mettere in risalto quelle che sono le difficoltà nell'effettuazione di questa procedura, e così come l'altra parte dell'economia circolare è introdurre materiali di scarto all'interno di matrici polimeriche, quindi in maniera trasversale su linee produttive diverse e anche lontane tra loro. Ed è per questo che in questo modo mi riallaccio ed introduco il professor Carlo Santulli dell'Università di Camerino, che ci mostrerà degli esempi di materiali compositi ottenuti da fonti rinnovabili o materiali di scarto, che possono partire dalla fibra vegetale fino alla limatura di ferro, passando per il carbonato di calcio proveniente da gusci d'uovo. Due parole sul professor Santulli, che anche lui è un ingegnere chimico, laureato presso l'Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il dottorato di ricerca in Material Science and Engineering presso la Liverpool University, e attualmente è professore associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali presso l'Università degli Studi di Camerino.
I suoi interessi di ricerca sono sui materiali compositi e nanocompositi, le fibre naturali e i materiali sostenibili, il riutilizzo degli scarti come upcycling e le bioplastiche. Ma la sua passione verso le attività di ricerca sfocia anche in attività diciamo più private, tant'è vero che si occupa anche di disseminazione su temi di divulgazione ambientale e sostenibilità nelle scuole. Ha lavorato presso tantissime università, sia italiane che straniere, ne annovero solo alcune, tra cui l'Università La Sapienza di Roma, la seconda Università di Napoli tra le italiane. Per le università straniere troviamo la University of Nottingham e la University of Reading in Inghilterra, così come la Catholic Université Louvain et École des Mines de Saint-Étienne, e è stato invited professor anche verso l'Università di Bologna e tantissime altre università. Ha pubblicato 197 papers su riviste internazionali, ha contribuito con 22 capitoli a libri come invited author e ha presenziato a 9-3 conferenze con papers and abstract. Quindi a questo punto do la parola al professor Santulli, che ci introduce e ci fa scoprire quali possono essere i materiali utilizzabili nei nuovi dando nuovi esempi di compositi provenienti da fonti rinnovabili. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Provo a condividere lo schermo. Sì, dunque, grazie per la presentazione. In effetti io mi occupo principalmente negli ultimi anni dell'introduzione di scarti all'interno di compositi che qualche volta chiaramente sono dei compositi industriali, cioè qualche prodotto già sviluppato, in altri casi sono dei materiali che sviluppiamo noi stessi a Unicam con tutta la serie di difficoltà connesse a questo sviluppo, perché chiaramente quando si cerca di fare il materiale in modo da adattarlo il più possibile allo scarto, ci si espone non soltanto a critiche, perché ci si espone anche a critiche come tutte le volte che si rischia qualcosa, ma ci si espone anche al fatto di confrontarsi con questo scarto, e scarti ne abbiamo tantissimi, che hanno caratteristiche diverse, quindi è importante che il composito si possa adattare a queste caratteristiche per avere un utilizzo il più possibile adeguato in funzione dell'applicazione. Vi faccio vedere una carrellata di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo, riconoscendo chiaramente ai colleghi, agli studenti, anche di altre università, il merito che hanno, perché non avrei fatto nulla di tutto questo se non avessi avuto tantissime collaborazioni, e le continuo ad avere. Questo è una cosa molto importante. Quindi in pratica nel tempo che ho cerco di darvi un'idea di quello che dobbiamo fare. Se nel momento che abbiamo uno scarto vogliamo metterlo all'interno di un materiale composito, e per valorizzarlo, sì, lo scarto è biodegradabile? Sì, può essere, ma quello che ci insegna la sostenibilità, e anche su questo io sono diventato estremamente critico, sarà l'età, quello che ci insegna la sostenibilità è che dobbiamo allungare il ciclo di vita del materiale. Se gli possiamo dare ancora qualche anno di vita in un materiale composito, è meglio piuttosto che scaricarlo, bruciarlo, quello che è, ma è importante dargli ancora un po' più di vita. Io oggi pomeriggio, per dirvi, vado a prendere il mio telefonino rigenerato e al cui ho sostituito la batteria, gli do altri 2 anni di vita. Sui materiali vale esattamente lo stesso, con 2-3 anni di vita. Sui materiali vale esattamente lo stesso concetto. La biodegradabilità e la compostabilità non ci deve portare fuori strada. Per questo vediamo con enorme speranza e enorme interesse lo sviluppo del Maglic, perché
nel momento che fate un'operazione sui materiali, nel momento che volete proporre un nuovo materiale per certi utilizzi, avete bisogno di caratterizzarlo. E il Marlic è proprio questo, uno strumento molto potente che in collaborazione con le aziende ci consente di caratterizzare dei materiali che alla fine sono disponibili per le aziende stesse, quindi un percorso virtuoso che consente appunto di fare un po' meglio quello che stiamo cercando di fare. Questa è la mia esperienza, non ci sarebbe una mia esperienza se non avessi incontrato delle persone che mi hanno aiutato e mi hanno supportato e mi hanno dato delle idee, perché molti di questi scarti io non ce li avevo proprio in mente, né che esistessero in certi casi, adesso vi faccio vedere alcuni casi e capite perché, né che esistessero, né che fossero importanti, né che fossero un problema, perché non dimentichiamoci che gli scarti sono un problema. Sono un problema non per me come ricercatore, questo può essere relativo, ma per l'azienda. L'azienda ha degli scarti dai quali potrebbe ricavare qualcosa, invece non sempre c'è l'idea giusta, non sempre c'è la situazione giusta per utilizzare gli scarti. Noi vogliamo fare proprio questo. Io nasco come ricercatore sui materiali avanzati. Quando mi sono laureato alla Sapienza più di una trentina d'anni fa, non ci si occupava di sostenibilità. Il termine vagamente esisteva. Però io iniziai con una ricerca sulle fibre di Kevlar e una matrice poliestere su delle bombole per autovetture. E effettivamente questo era molto interessante a livello di materiali compositi. I materiali compositi, come diceva la professoressa Corinaldesi che mi ha preceduto, sono lì per restarci, perché hanno una storia lunga, sia a matrice polimerica, di cui mi occupo io prevalentemente, sia a matrice cementizia. Sono un sistema che funziona, una ricetta che funziona, fare un composito. Il composito però va poi, bisogna assicurarsi che sia sostenibile. Utilizzare degli scarti per fare un composito e utilizzare degli scarti per fare un composito con una matrice biodegradabile che facciamo noi stessi è ancora meglio. Io ero partito appunto dai materiali avanzati e poi a un certo punto sono stato coinvolto nelle fibre naturali e mi sono innamorato delle fibre naturali, succede. La prima è stata l'aiuta, poi c'è stata la canapa, che è una croce delizia, insomma qui c'è Marco Antonini, quindi non mi dilungo. E è una croce delizia, noi stiamo cercando di riproporla con un'infinità di difficoltà. Fibre naturali, le più utilizzate nei compositi, se andate a vedere in letteratura, sono circa 100 tipi di fibre. Poi ci sono le specie di fibre al di sotto, i cosiddetti cultivar delle fibre, le diverse cultivar. È un mondo. È un mondo a cui noi veniamo, come italiani, come europei, cerchiamo di fare qualcosa. Ci sono dei paesi in cui fanno molto più di noi, perché poi la fibra naturale è parte di un sistema produttivo. Non dimentichiamoci che il problema degli scarti nasce, lo sapete meglio di me, nasce perché c'è un sistema produttivo. Il sistema produttivo funziona in economia circolare. Economia circolare significa, come nei western, non fare prigionieri. Nel senso che non abbiamo, sappiamo cosa fare con tutto. Il 100% di quello che abbiamo lo utilizziamo. È un ideale, non ci siamo ancora. Ci vogliamo arrivare. Anche la canapa, magari avete due o tre prodotti di punta, poi che facciamo con il resto? E lì nasce l'esigenza di dare una collocazione agli scarti e la collocazione dei compositi funziona. Chiaramente poi ho caratterizzato negli anni in vario modo, anche mi sono occupato anche di controllo non distruttivo, di caratterizzazione appunto meccanica in linea di partenza, chimica, termica, eccetera. Ultimamente poi anche in collaborazione con la scuola di design, io sono stato vari anni a collaborare con i designer. E dai tempi in cui ero alla seconda università di Napoli a contratto per un certo periodo e abbiamo fatto molti pasticci con i materiali, ne abbiamo fatti tanti, perché material thinking significa proprio questo, pasticci organizzati,
nel senso che il pasticcio coi materiali, la sperimentazione coi materiali, significa anche che cercate di sfruttare un'idea, cercate di dare un utilizzo finale ai materiali. Dice, perché vi volete complicare la vita, non potevate comprarlo il materiale? Sì, potevamo comprarlo il materiale. Ci sono delle resine che non falliscono mai. L'epossidica non fallisce mai. L'acrilico non fallisce mai. Adesso vanno di moda le unghie finte. Le unghie finte sono in acrilico. Le unghie finte sono in acrilico e sicuramente funzionano sempre. Poi bisogna vedere le condizioni dell'unghia che sta sotto, che invece non è in acrilico, è in cheratina e continua. Le donne non me ne vogliano, ma continua a svilupparsi. E noi, è proprio questo il discorso. Noi non vogliamo far finta che sia tutto, che funzioni tutto, che sia tutto perfetto. Potremmo prendere lo scarto, macinarlo e metterlo dentro una di quelle resine che non falliscono mai, l'epossidica, l'acrilica. Ma poi noi siamo interessati anche a quello che rimane sotto, a che cosa succede, quello che succede a fine vita. È per questo che ci poniamo questa responsabilità, se vogliamo usare un termine grosso ed esagerato, etica, questa responsabilità di essere, cercare di essere sostenuti. Questo è un tipo di scarto, per esempio, per partire, anche noi mettiamo le cose nell'epossidica, qui l'abbiamo fatto perché l'epossidica ti consente di capire che ci puoi fare con questo scarto. Non è che sempre ci facciamo la matrice da noi, quindi la resina, la plastica. Però siamo in grado di farlo e vogliamo farlo sempre di più. Certo, mettere in un tipico approccio da ingegnere. Quando siamo partiti con le fibre naturali, cosa facevamo? Io la prima fibra naturale ho conosciuto, io conservo ancora un provino dell'epoca del dottorato di Liacomo, anche prima, di Utah. Utah all'interno di una matrice poliestere, di una matrice termoindurente. La Utah è stato il primo amore come fibre naturali. Poi ho scoperto che c'era tutto un mondo di fibre naturali, no? Però il punto di partenza non si dimentica, il fatto che si mettono queste fibre all'interno di qualcosa, all'interno di una matrice che può essere una matrice che ci serve solo per far capire cosa succede. Per esempio, queste sono state degli scarti da liquirizia. Perché la liquirizia? No? Perché poi ti chiedono, ma perché la liquirizia? Perché è lì, perché c'è, perché a me piace la liquirizia, ma questo è un altro discorso. Ci sono degli scarti che non si è mai pensato di valorizzare. Ci sono delle aziende, in Italia, in Calabria c'è una delle aziende leader nell'ambito della liquirizia, che prende le radici e poi estrae la liquirizia e rimane uno scarto di quantità enorme, 95% in peso, perché la liquirizia ha un altissimo valore e dopo rimane lo scarto. Lo scarto è disponibile. Non costa nulla. Sì, potremmo metterci qualcosa di molto più performante, eccetera, però intanto c'è lo scarto lì, che potremmo andarlo a seppellire da qualche parte, ma intanto è lì, intanto è disponibile. E abbiamo iniziato così, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Perugia, del Polo di Terni. Io personalmente vivo a Terni, quindi li conosco bene. Abbiamo fatto tantissimi studi insieme. Questo delle liquirizie è stato uno degli ultimi. E queste sono le fibre di liquirizia. Come si mostrano? Non è. Allora, lo scarto non è, come dicono a Terni, ganzo. Lo scarto non è proprio scarto. Non tutti gli scarti sono fantastici. Questo scarto qui sono fibre random, è un pasticcio di fibre. Funziona abbastanza bene, in piccole quantità si può mettere all'interno di una resina. Questo è l'approccio. Chiaramente non ci si può fermare qui, nel senso che in realtà si possono fare tante cose. Lo scarto, si parte dallo scarto tal quale, o lo scarto lo metto all'interno di una resina, caratterizzo. Poi lo si può trattare in qualche modo, perché no? Si può pensare di estrarre la lignina, la cellulosa. Qui c'è più lignina che cellulosa in realtà, per esempio nella liquirizia. In altri casi c'è quasi solo cellulosa, in altre fibre. Viene in mente l'ananas c'è quasi solo cellulosa.
e quindi si può pensare di estrarle. Invece di fare la carta con il legno, anche il truciolare, o il finto legno con qualcosa che non è uno scarto, e quindi perché c'è un cambiamento di prospettiva, io non la voglio fare troppo lunga, ma c'è un cambiamento di prospettiva. Per esempio, per ricostruire Notre Dame hanno tagliato, vogliono tagliare 1500, gli serve 1500 querci secolari. Qualcuno ha detto, ma perché non lo fate in finto legno, con gli scarti di lignina? Poi finto legno per modo di dire, perché in realtà sono degli ottimi materiali. Quindi un altro esempio, ecco qui, dicevamo il carbonato di calcio. Il carbonato di calcio lo si può prendere da delle cave e serve nei compositi. Il carbonato di calcio serve nei polimeri, anche nelle plastiche, per cercare di evitare che scorrano troppo rapidamente. C'è anche nel un ceramico tipo il carbonato di calcio o la silice, c'è anche per esempio nel dentifricio, se no spremete il dentifricio e lo ritrovate tutto fuori, se non lo trattate in questo modo, se non ci mettete qualcosa che lo rallenti un po'. Qui abbiamo fatto con i colleghi indiani, ho parecchie collaborazioni con l'India e la Malesia e la Thailandia in particolare, perché effettivamente in questi paesi il problema degli scarti lo vivono e sanno benissimo che non se ne esce fuori se non gli si trova un utilizzo. Qui il carbonato di calcio da mettere nel composito è stato ottenuto dai gusci d'uova. Dai gusci d'uova è stata fatta una polverina, è stata messa insieme a una nanoargilla. Anche l'argilla si può prendere da materiali di scarto. Abbiamo fatto anche questo, da materiali di scarto, per esempio dai vasai, quelli che i vasai buttano via, perché non riescono a impastarli bene, perché succede anche questo. Se voi andate al polo ceramico, per esempio di Deguta, a spanne vi dicono che metà dell'argilla non riescono a metterla nei vasi, non per mancanza di capacità, sono bravissimi, ma c'è un limite del materiale, per cui si fanno degli scarti. Lì possiamo intervenire noi, lì possiamo aiutare. Questo studio è stato uno dei primi esempi di anche modellazione numerica con il metodo di Taguchi, per cercando di capire quale fosse la combinazione migliore. Mettendo insieme questi tre materiali, in realtà dei compositi, qui chiaramente c'è una matrice ancora non sostenibile, ma c'è la fibra di juta, il carbonato di calcio e la nanoargilla. Perché modellazione ne stiamo facendo anche su questi materiali che non sembrano, sembrano un po' difficili da trattare. Per esempio con i colleghi matematici di Camerino e con gli altri colleghi dell'Università La Sapienza siamo riusciti a modellizzare il comportamento a impatto di materiali con fibra di canapa, ibridi con fibra di vetro, che è quella che sta fuori, e fibra di canapa. E abbiamo fatto diversi tipi di materiali. La resistenza a impatto perché? Per applicarla per esempio nell'industria automobilistica, ma l'impatto è un processo che è importante in tanti ambiti, addirittura nell'ambito degli arredi, che possano resistere a colpi e quindi a impatti, è estremamente importante. E quindi anche qui c'è il discorso della canapa che seguiamo con molto interesse. Chiaramente non era canapa prodotta nelle Marche, questa che abbiamo utilizzato. Un domani lo sarà. E questo è un aspetto molto importante. Per questo gli amici della rete delle Marche della canapa sanno che io insisto sul discorso di avere un tessile. Il tessile ci aiuta nell'ambito dei compositi. Dopodiché ci siamo messi a sviluppare, all'Atere sviluppavamo le nostre matrici. Anche in collaborazione con gli studenti di Ascoli, con i designer di Ascoli che hanno tantissime idee, io cerco soltanto di organizzarle, ma le idee sono loro. Il cuoio che viene conciato naturalmente con lo scotano, conciato al naturale con lo scotano, quindi non emette cromo e così via, tuttavia ne rimangono dei pezzettini, perché anche l'industria
dei pellami chiaramente ai suoi scarti. Qui è stato fatto un tentativo che tutte queste ricerche sono state pubblicate, quindi non è che lavoriamo a vuoto. Non perché se non si pubblica si lavora a vuoto, ma sono state finalizzate a degli obiettivi per quanto piccoli. L'abbiamo fatto un amido termoplastico in linea di massima c'è un amido, quindi ottenuto dal mais, dalle patate, normalmente cercando di utilizzare gli scarti, per esempio le bucce di patate. Anche nella pianta del mais ci sono tante fonti di scarto senza dover utilizzare le pannocchie che poi competono col cibo. Anche a questo stiamo molto attenti. Sono stati fatti dei film di pacciamatura per prati testosi. Professore, mi scusi, mancano 2 minuti. 2 minuti, allora completo rapido, io parlo sempre troppo. Va bene, questo è quello che diceva prima Manuela sul ferro di scarto. Sulla limatura di ferro, altro scarto che è stato inserito in un altro materiale, in questo caso fatto dalle bucce di patate, in collaborazione con l'Università Dominio in Portogallo. Questo è stato un materiale invece fatto con scarti di canapulo e di argilla, questo in realtà appunto canapulo marchigiano e argilla. Gli scarti che vi dicevo prima della filiera dei vasi, della produzione ceramica, in collaborazione con gli amici della Politecnica di Ancona, delle Marche. Questo è stato sono degli scarti di fico d'India. Il fico d'India è una pianta da giardino che ha tantissimi scarti, sia le fibre che la mucillagine. Qui c'è stata una collaborazione con Enea Casaccia che ha portato appunto a vedere il comportamento in temperatura di questi materiali. Qui abbiamo tentato con le bucce di banana di fare un biocomposito per l'assorbimento dei metalli pesanti in collaborazione con l'Università di Plymouth in Inghilterra. Qui sono degli scarti che qui abbiamo tentato un utilizzo tessile per fare dei bottoni a base di una matrice a base di scarti di latte, in questo caso mista di scarti di amido e scarto di latte con delle gusci di arachidi di altra filiera enorme. La finisco qui, questi sono i ringraziamenti, questo sono un esempio delle superfici dei biocompositi che abbiamo fatto, che nell'ambito del design possono anche avere molto interesse, e questo sono io, scrivetemi alla mail, sarò sempre molto contento di potervi rispondere, e grazie. Ringrazio il professor Santulli che in alcune applicazioni è stato quasi illuminante, e comunque ci spinge a poter cercare altre possibilità per fare compositi provenienti da fonti rinnovabili. E, ovviamente non c'è stata la possibilità di trattare anche quelle che sono la caratterizzazione fisico-meccanica di questi materiali, ma so che il professore ha collaborazioni in questo senso anche per andare a valutarne le caratteristiche e l'applicabilità diciamo anche in un settore industriale. Quindi poi eventualmente questa parte, se qualcuno avrà interesse, verrà diciamo più trattata durante la tavola rotonda. Quindi ringrazio ancora il professor Santulli e passiamo al dottor Cristiano Riminesi del CNR. E a lui volevo fare un saluto particolare perché è comunque il referente del Marlic per quanto riguarda il CNR, quindi lui ci introduce a quelle che sono le tecniche non distruttive per la caratterizzazione di materiali compositi. Due parole sul dottor Riminesi, che è come ho detto, un ricercatore del CNR, responsabile dell'unità di ricerca del CNR a Camerino e responsabile della sezione secondaria dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. La sua attività di ricerca è incentrata sulla caratterizzazione chimica e fisica dei materiali. Prego, dottor Riminesi. Grazie, Emanuela. Buongiorno a tutti. Prima di tutto un ringraziamento agli organizzatori per questo evento che vede l'unità di ricerca territoriale del CNR a Camerino come la,
la sua prima uscita ufficiale. L'unità di ricerca del CNR è di fatto una porta nelle Marche per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una porta che deve essere a doppio senso il CNR verso il territorio, il sistema Marche, ma anche viceversa. In questa quest'ottica è l'idea, l'approccio, l'intenzione con la quale abbiamo partecipato al progetto Marlic, coinvolti da il professor Enrico Marcantonini e su stimolo del rettore Pettinari, che ringrazio, che senza di lui questa realtà dell'unità di ricerca del CNR Camerino non sarebbe stata possibile. Questa realtà è stata costituita dall'ottobre 2019, è stata assunto un'unità di personale a tempo indeterminato, e poi attorno a questa struttura gravitano già tre ricercatori, con l'idea di incrementare la forza di lavoro non soltanto con personale strutturato, ma anche ovviamente con personale a contratto, studenti e altro. La sede dell'unità di ricerca è presso il Dipartimento di Chimica dell'Università. La sfera di azione dell'unità in questo momento riguarda quattro aree strategiche: quella chimica, fisica, l'ICT e l'heritage science. E vorrebbe intercettare la propria azione, il proprio operato, sia con i settori della ricerca, della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto quello dell'industria. Offrendo cosa? In particolare nell'ambito del progetto Marlic ci vorremmo occupare della caratterizzazione dei materiali compositi, come un po' è stato anticipato dalla collega professoressa Corinaldesi, sia da un punto di vista di caratterizzazione per indirizzare lo sviluppo e la sintesi di un particolare materiale, ma anche e soprattutto nella caratterizzazione del materiale una volta messo in opera. Cioè, cosa succede a questi nuovi materiali che vengono prodotti una volta che sono chiamati a svolgere il loro ciclo di vita, quindi nella fase della loro realizzazione riutilizzo. Cosa succede in questo lasso di tempo? Che prestazioni hanno? Che performance hanno? E come si alterano nel tempo? Questo è un po' il target che ci siamo prefissati nell'ambito di questo progetto. Per come siamo organizzati adesso, cerchiamo di rispondere in primis a quelli che sono i materiali compositi anche e soprattutto nell'ambito dell'edilizia, con diverse tecnologie, tecniche di analisi, di strumentazione portatile, che vanno dalla spettrometria nell'infrarosso a caratterizzazioni colorimetriche, caratterizzazioni elementari tramite i XRF, oppure altre metodologie di caratterizzazione che prevedono di andare a identificare meglio le caratteristiche fisiche. Ovviamente dietro a queste caratterizzazioni che possono essere fatte on site con strumentazione portatile non distruttiva, c'è all'atere dietro tutta una fase di confronto che implica l'utilizzo di strumentazione da banco, quella classica di cui già i colleghi hanno un po' parlato. Questo perché la strumentazione da banco, non possiamo prescindere da questa,
che ci aiuta a supportare in qualche modo le indagini che vengono fatte in situ. Quindi da l'idea da un'indagine in situ viene fatta in qualche modo un survey sullo stato di conservazione e livello di prestazioni dei materiali, laddove ci sono delle criticità possiamo andare a fare delle indagini più accurate tramite il prelievo di campioni e questi campioni poi vengono analizzati con i metodi noti di cui abbiamo già parlato. La validazione dei materiali prima di metterli in opera può essere fatta anche attraverso dei sistemi di aging accelerato, non a Camerino ma io vengo da Firenze, all'area della ricerca del CNR di Firenze, possiamo disporre di strumenti, di sistemi che possono far replicare degli invecchiamenti artificiali, e laddove la strumentazione, diciamo così, sul mercato non può arrivare a simulare tutto, possiamo anche pensare di fare dei sistemi di invecchiamento ad hoc, di stressare ad hoc, secondo delle specifiche richieste dalle aziende, i loro materiali. Giusto per dare un'idea, questa è un'esperienza pregressa dove un'azienda che fabbrica resine aveva necessità di capire le prestazioni e le performance dei loro prodotti con diversi tipi di tessuto, materiale in vetroresina con diverse con CSM oppure un tessuto diversamente organizzato a seconda delle prestazioni che si volevano ottenere. Una volta realizzati dei provini con degli stampi ad hoc, questi venivano preventivamente sollecitati invecchiati e una volta invecchiati venivano fatti dei test indirizzati a capirne la resistenza a trazione, la resistenza a flessione, modulo elastico e altro. Queste prove vengono fatte presso i laboratori del CNR, dove ci sono diversi macchinari che permettono di fare questo. La strumentazione portatile poi permette, tramite questo uno spettro IR, permettono di seguire in opera la risposta in funzione del tempo e delle sollecitazioni ambientali di questi materiali. In questo caso abbiamo testato l'effetto dell'indurimento di una resina poliestere, che cosa succedeva allo spettro, e quindi vediamo una riduzione della banda legata all'acqua. In qualche modo quindi questo processo di indurimento conferisce delle prestazioni diverse rispetto a un materiale che non avesse subito questo trattamento preventivo. Dottor Rignisi, 2 minuti. Sì, ho finito. Per passare ai test in sito, mi piaceva porre l'attenzione che alla fine i test in sito necessitano anche della realizzazione di strumenti ad hoc che non sono presenti sul mercato. Questo è l'esempio di uno strumento per misurare la coesione di un materiale lapideo che può essere replicato in altri materiali. Anche il calcestruzzo viene utilizzato in un progetto, questo stesso tipo di strumento, non è altro che un trapano opportunamente modificato, dicendola semplicemente, con una cella di carico che misura la forza con la quale la punta avanza all'interno del materiale. E questo permette di ottenere un profilo di resistenza e quindi un profilo, la capacità di verificare anche l'effetto di un prodotto consolidante all'interno di un materiale. Un altro esempio è questo sistema
che anche questo è un sistema microonde realizzato ad hoc per capire il contenuto di in modo non distruttivo, non invasivo, il contenuto di umidità e la presenza di sali all'interno di un materiale. La contenuto di umidità e presenza di sali sono uno dei fattori di sorgenti di degrado maggiori nei laterizi, in particolare nel cemento. La carbonatazione del cemento e la veicolazione dei sali attraverso l'acqua all'interno del cemento provoca l'ossidazione dei ferri e questo provoca la dilatazione del ferro e quindi lo scollamento del coprifierro, come si può vedere in questa figura. Quindi l'idea di realizzare della strumentazione ad hoc per controllare questi processi di degrado è un po' il nostro target all'interno del progetto. Viene da sé che questa stessa tecnologia può essere applicata per controllare cosa succederebbe se al posto del ferro venissero usate delle fibre di carbonio, delle fibre di vetro all'interno del calcestruzzo. Qual è la durabilità di questa nuova tecnologia che piano piano sta prendendo campo anche nel nostro paese? Questa risposta sarebbe interessante darla all'interno del progetto Marli, che qualora ci fossero dei soggetti interessati. Ti ringrazio per l'attenzione. Questi sono io e il mio collega Riccardo Castagna. In seguito a me parlerà Andrea Jenko, anche lui membro di questa unità di ricerca, e vi parlerà più approfonditamente delle sue tecniche e attività. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il dottor Riminesi e direi che questa presentazione è un po' racchiude quello che è lo scopo del Marlic: mettere a sistema delle competenze, delle alte professionalità, come quelle che possono trovarsi all'interno degli enti di ricerca, dell'Accademia, e metterla a disposizione come problem solving delle aziende. Quindi questo è il valore aggiunto diciamo la ricchezza di Marlic. Quindi procediamo questa... Grazie Manuela per questo inciso che è proprio calzante, rispecchia la nostra intenzione nel partecipare al progetto Marlic. Grazie davvero, grazie a tutti. Prego. Tanto insieme si va più lontano, no? Quindi per questo do la parola all'altro rappresentante del CNR, il dottor Andrea Jenko, che invece va più nel dettaglio su una specifica tecnica non distruttiva, quella della diffrattometria per polveri, applicandola alla caratterizzazione dei materiali. Il dottor Andrea Jenko è un chimico, primo ricercatore dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si occupa di atomi, molecole, dei loro legami e delle loro trasformazioni, utilizzando la cristallografia e la chimica teorica. Ha collaborato con Roald Hoffman, premio Nobel per la chimica, per quasi 2 anni durante il suo periodo alla Cornell University. Ha lavorato sulla reattività di piccole molecole su centri metallici, materiali bidimensionali come il fosforene, sulle tematiche collegate alla chimica verde, energia e catalisi. Al suo attivo più di 130 pubblicazioni su riviste internazionali e un brevetto. Attualmente è segretario dell'Associazione Italiana di Cristallografia. Nel 2019 ha contribuito alla realizzazione del fumetto della collana Comics and App Science, della CNR, del CNR Edizioni, dedicato alla tavola periodica dal titolo L'Accademia del Professor M per elementi dotati, prendendo parte anche al tour di presentazione con tappe al Festival della Scienza di Genova, al Lucca Comics and App Games e alla Fiera di Roma, Più Liberi Più Libri. E adesso la parola al dottor Jenko, grazie. Ti ringrazio Manuela per la presentazione.
La mia presentazione sarà un po' più tecnica perché con Cristiano abbiamo deciso di dividersi un po' le capacità che ha il nostro gruppo di mettere in condivisione con il progetto. Io quindi vi parlerò di cristallografia, fondamentalmente cristallografia sulle polveri. Intanto mi piaceva dire che cos'è la cristallografia, ovvero è lo studio della disposizione degli atomi nella materia, delle sue cause, natura e conseguenza. Per cui è molto importante conoscere la struttura atomica per capirne le proprietà, per scoprire che cosa c'è dentro il nostro materiale. E in particolare la cristallografia dal nome viene proprio da ghiaccio, dal greco, e scrivere. Quindi è proprio la scienza che si occupa dei cristalli. E quando parliamo di cristalli si può parlare dell'acqua o, come vedete qui, dei bellissimi cristalli naturali di una caverna. Se vedete come sono grossi rispetto al ricercatore che sta esplorando questa caverna in Cile. Ma veniamo alla diffrazione, alla diffrattometria da polvere. Qual è il vantaggio? Intanto si studiano materiali che non cristallizzano per la risoluzione strutturale da cristallo singolo, per avere, che è un altro tipo di esperimento. La cosa interessante è che con la diffrattometria da polvere si può fare un'analisi qualitativa. Un esempio è stato visto prima, con il riconoscimento delle fasi, cosa che è molto importante, cioè possiamo capire dallo spettro, questo sotto è un esempio di spettro, ovvero di un grafico che riporta come il materiale risponde alla diffrazione dei raggi X, un'analisi quantitativa, ovvero possiamo capire la percentuale la percentuale di vari cristalli, di vari materiali che sono nel campione, poi uno studio anche più approfondito su proprietà del materiale, quale può essere la dimensione dei grani cristallini, cioè quanto sono grandi i vari cristalli all'interno dei materiali, la presenza di altre deformazioni, strain del materiale. L'altra cosa interessante è che quando andiamo a lavorare sulla diffrattometria noi non andiamo a vedere la molecola, ma come la molecola si dispone nello spazio. Quindi noi potremo avere lo stesso materiale, la stessa molecola, lo stesso prodotto, se vogliamo anche lo stesso polimero, ma che presenta delle forme diverse. In questo caso si parla di polimorfi e questo può essere molto interessante perché forme polimorfiche diverse possono avere dei comportamenti fisici, meccanici, di proprietà, quindi differente, e questo può essere molto importante per il loro utilizzo tecnologico. L'altra cosa è che possiamo anche vedere come variano come varia i materiali, come varia la disposizione degli atomi nel cristallo, nel solido, a seconda nel tempo o in risposta a uno stimolo. Per esempio, nel nostro caso, nel nostro laboratorio, abbiamo una camera calda che ci permette di seguire l'andamento del materiale, la diffrazione del materiale all'aumentare della temperatura e potendo anche teoricamente variare l'ambiente circostante, quindi possiamo utilizzare un ambiente inerte o l'area normale, perché potrebbero avere un effetto differente a seconda delle condizioni ambientali in cui si trova il materiale. Il diffrattometro da polveri non è niente, qui c'è un esempio, non è nient'altro che un apparecchio in cui qui poniamo il campione e poi abbiamo di fatto una lampada a raggi X, un tubo a raggi X che irradia il campione e qua un rivelatore. Il nostro e cosa succede? Ci sono differenti tecniche, ma di fatto quello che facciamo è noi muoviamo contemporaneamente
sia il tubo a raggi X che il rivelatore, e in questo modo possiamo ottenere il diffrattogramma. Visto che noi stiamo parlando di polimeri, volevo farvi vedere come si comportano ai raggi X differenti tipi di polimeri. E qui avete quattro esempi, questi sono esempi standard presi dalla banca dati dei polimeri, e come vedete abbiamo il polietilene, che è un polimero altamente cristallino, con poco amorfo. Perché quando parlo di amorfo? Amorfo è per esempio il vetro. Se vi ricordate, nell'esempio precedente si vedeva solamente la parte del polimero, mentre il vetro, la lana di vetro, era un amorfo che faceva un gobbone sotto il polimero. Quindi qui si vede che già questo vi fa capire che è possibile sia in un certo senso riconoscere il tipo di polimero con cui stiamo lavorando, e soprattutto capire anche se abbiamo una forma cristallina, una forma amorfa, come nell'ultimo caso, e anche le dimensioni medie, perché si può passare da una cristallinità molto alta a un ambiente in cui, per esempio, la cellulosa, abbiamo un ambiente microcristallino. L'altra cosa che è interessante dei raggi X è che ogni sostanza ha un proprio partner di diffrazione, quindi si riconosce. Se mescoliamo due sostanze, ovviamente potremo avere la somma dei due spettri, e da questo possiamo già capire, possiamo avere una stima e possiamo anche riuscire a dare un numero sulla quantità, sulla percentuale della presenza dell'uno rispetto all'altro. L'altra cosa che, per esempio, in questo caso ci dice che mescolando polietilene e polisobutene non si forma una nuova fase, ma i due componenti restano separati. In altri casi si potrebbe formare un nuovo materiale con un pattern di frazione che non è semplicemente la somma dei due diffrattogrammi. Infine, velocemente, vi volevo far vedere in opera quello che recentemente abbiamo studiato. Noi abbiamo studiato il fosforene è un materiale 2D che si ottiene dall'esfoliazione del fosforo nero. È un materiale interessante perché è un band gap naturale, un band gap interessante da poter essere utilizzato in device. Rispetto al grafene, di fatto il fosforene è il cugino del grafene, ha il piccolo problema di essere più instabile in condizioni all'ossigeno, all'aria e all'umidità rispetto al grafene stesso, per cui abbiamo sviluppato un metodo per la formazione di nanocompositi all'interno di polimeri. In questo caso il PPMA, ma abbiamo fatto anche stiamo anche facendo con polimeri tipo il PLA biodegradabili, così. E cosa ci interessava? L'incapsulamento abbiamo potuto verificare intanto che l'incapsulamento avveniva, e soprattutto siamo riusciti anche in funzione della sintesi, anche a verificare quanto buona fosse l'incapsulamento. Se vedete qui abbiamo dei differenti segnali che ci dicono, che ci hanno detto quale era il metodo sintetico migliore. L'altra cosa è che abbiamo potuto verificare che, per esempio, dopo 6 mesi
lo spettro del nostro film con i nanocompositi di fosforene non presentava segni di ossidazione. Di fatto il nostro spettro, se vedete qua sotto, è esattamente uguale, esattamente sovrapponibile, un risultato che ha sorpreso anche noi. E questo ha permesso, perché ci interessava questo incapsulamento, perché con i nostri colleghi di Pisa siamo riusciti a costruire dei device direttamente sul foglio del polimero, sul polimero, cercando il foglietto di fosforene che ci interessava per essere messo sul device che qui vedete. Infine, volevo farvi vedere una cosa abbastanza... Dottor Jenko, un minuto. Ho finito praticamente. Abbastanza strana, perché noi consideriamo che i soldi, le banconote, siano tutte uguali. In questo lavoro che ho replicato anche con degli studenti a Firenze su un periodo di alternanza scuola-lavoro, si può vedere che non tutte le banconote sono uguali, e se vedete qui, per esempio, possiamo vedere a seconda, e si può mettere in riferimento la produzione, la zecca di produzione sul materiale utilizzato per fare la carta delle banconote. Questo è lo spettro della carta, della cellulosa, e qui vedete che un differente tipo di titanio è stato usato, rutilo o anatase. L'altra cosa interessante è che invece questo è lo spettro delle banconote contraffatte, e oltre il rutilo e l'anatase c'è una presenza di calcite che permette teoricamente di riconoscerla rispetto a quelle vere. Io avrei finito, vi faccio vedere il fumetto che abbiamo realizzato, ringrazio voi per l'attenzione e per l'opportunità che ci è stata data. Ringrazio il dottor Jenko, che ci ha dato utili spunti per capire come tecniche non così comuni possono in realtà aiutare e contribuire a fornire delle informazioni anche su matrici diverse, o comunque testate su matrici diverse rispetto a quelle canoniche. Quindi procediamo con la presentazione sempre a due voci dei colleghi dell'Enea. E partirà il dottor Michele Nacucchi, andandoci a parlare di un'altra tecnica non distruttiva, la tomografia mediante raggi X, ma facendola vedere anche sotto altri aspetti, quindi rendendosi possibile l'applicazione della tecnica per ottenere informazioni solitamente non associabili a queste tecniche. Due parole sul dottor Nacucchi, che è un ricercatore in fisica. Dal 2001 lavora presso il Centro di Ricerca Enea di Brindisi, che fa parte del Dipartimento di Sostenibilità dell'Ente. Dopo essersi occupato in passato di microscopia elettronica a scansione e a trasmissione e microanalisi con raggi X, dal 2013 segue direttamente il laboratorio di tomografia computerizzata a raggi X ad alta risoluzione del centro. I suoi principali interessi riguardano lo studio dell'anisotropia dei materiali leggeri, compositi e schiume in particolare, e la relazione tra le proprietà di simmetria dei materiali determinate mediante tomografia X e quelle meccaniche e fisiche più in generale. La parola al dottor Michele Nacucchi, grazie. Deve aprire il microfono. Scusate, grazie per la presentazione e buongiorno a tutti. Ecco, carico un attimo la mia presentazione. Non so se si vede già le slides. Un attimo. Ok. Allora, ecco.
Grazie. Perfetto, stiamo vedendo. Benissimo. Allora, come ha introdotto Manuela, quindi mi soffermerò un po' su una tecnica di indagine non distruttiva, quindi la nanotomografia, tomografia ad alta risoluzione mediante raggi X, di materiali compositi. Quindi, visto il poco tempo a disposizione, quindi fornirò sostanzialmente un paio di esempi. Quindi vedremo quindi l'analisi di compositi, quindi rinforzati con fibre corte o di carbonio, quindi recuperati mediante processi di pirolisi, quelli che accennava questa mattina la professoressa Corinaldesi, o fibre corte di basalto. Vedremo come sia possibile attraverso la tomografia quindi determinare la distribuzione spaziale delle fibre e da questa calcolare, caratterizzare insomma la loro anisotropia e determinare le proprietà elastiche. I risultati quindi che mostrerò sono stati ottenuti nell'ambito del progetto europeo REVALUE, Recycled Carbon Fibers for High Value Composites, che vedeva tra gli altri partner anche l'Università del Salento, il gruppo guidato dal professor Maffezzoli, insomma, con cui abbiamo svolto questi studi insieme, e l'omologo francese dell'ENEA, l'SEA. Le fibre corte offrono il vantaggio di poter utilizzare tra le varie tecniche, insomma anche quella della stampaggio e di iniezione per realizzare componenti dalle geometrie complesse. In particolare, insomma, in questo progetto qui si cercava di riutilizzare quindi fibre corte di carbonio ottenute, fibre corte riciclate di carbonio per realizzare pezzi per il settore automobilistico. Quindi si possono realizzare geometrie complesse e anche evidentemente anche provini da sottoporre a trazione, perché poi in definitiva bisogna verificare quant'è la, diciamo, quali sono le prestazioni meccaniche che questi compositi offrono. L'idea è stata quella quindi di sottoporre, di analizzare un pezzettino di provino sottoposto a trazione proprio vicino alla superficie di frattura, analizzarlo col tomografo ad alta risoluzione. Ecco, vedete, questo giusto per dare un po' le dimensioni del provino, non del provino sottoposto a trazione, quanto della parte analizzata con il tomografo. 2 mm per 2 mm per 4, quindi sono provini piccoli perché si tratta di analisi ad alta risoluzione spaziale. In questo caso la matrice quindi di polipropilene riciclato, anche se è una matrice riciclata. Scusate, ma vedete lo schermo pieno? No, non è in modalità presentazione. Ah, ecco, sì. Perdonatemi. Ecco, sì, ecco, perché dovendo mostrare delle immagini è importante che siano anche visibili, leggibili. Allora, a sinistra vedete la ricostruzione, il 3D, insomma, del campione analizzato in colore rosso è la direzione di stampaggio, quindi quella diciamo di iniezione, e quindi che qui abbiamo chiamato come asse X, e sulla destra vedete la ricostruzione, due sezioni virtuali, sezioni trasversali virtuali. Quella XY, quindi l'asse X è quello orizzontale, e dove si vede quindi che gran parte delle fibre sono orientate secondo la direzione di iniezione, ma soprattutto interessante l'altra sezione, quella più a destra, che è trasversale proprio al flusso di iniezione, che mostra le fibre, vedete tutti quei puntini, sono le sezioni trasversali delle fibre di carbonio. Quindi questo sta ad indicare una direzione prevalente, insomma, delle fibre lungo la direzione di iniezione, però notiamo anche quindi che non sono tutte allineate. E quindi questo impedisce anche una previsione banale delle proprietà meccaniche, perché qualora, per esempio in questo caso, qualora le fibre fossero state tutte allineate, quindi se avessimo avuto quindi un composito unidirezionale,
il modulo longitudinale sarebbe stato, insomma, con questa percentuale di rinforzo di 5 gigapascal, quando invece quello sperimentale, come era indicato nella diapositiva precedente, di poco più di 4 gigapascal. Quindi quando si progetta, quindi è importante poter avere dei valori, insomma, dei moduli o delle altre caratteristiche meccaniche quanto più attendibili, aderenti a quello che poi sono il materiale reale che viene utilizzato. Le proprietà meccaniche elastiche dipendono dalla percentuale di rinforzo, dalla lunghezza delle fibre e dalla loro distribuzione spaziale. La lunghezza, un modo per determinare la lunghezza, banalmente si prende quindi un pezzo di composito, quindi si brucia la matrice, le fibre così ottenute si disperdono in una goccia d'acqua depositata su un vetrino. Una volta l'acqua evaporata, si osserva con un microscopio ottico, si osservano quindi le fibre, e con strumenti di analisi di immagine automatica si può determinare la distribuzione delle lunghezze. Qui otteniamo, vedete quindi sulla destra, l'istogramma che è approssimabile mediante la distribuzione di Weibull, che è quella che ci si aspetta in questi casi quando abbiamo una distribuzione di fibre corte in un composito. È stato possibile quindi determinare la lunghezza media delle fibre. Per determinarne il diametro invece occorre spingersi a maggiori ingrandimenti, quindi è stato utilizzato un SEM, in questo caso la lunghezza media era 303 micron, il diametro di soli 7 micron, e quindi un allungamento, quindi un rapporto lunghezza-diametro, quindi mediamente pari a 43. Perché è importante l'allungamento? Perché per poter capire di quanto si è rinforzata la matrice grazie alla presenza delle fibre, quindi occorre conoscere non soltanto la percentuale in volume delle fibre, no, messe dentro per caricare la matrice, ma è importante ovviamente il rapporto, no, tra il modulo elastico della fibra rispetto a quello della matrice, ma è anche importante, come stabiliscono le ben note equazioni di Alpinsai, anche questo parametro geometrico, che per il modulo elastico longitudinale è il pari al doppio dell'allungamento, il doppio del rapporto L su D, insomma quella che lì è scritta è la ben nota formula di equazione di Alpinsai per calcolare il modulo longitudinale. Quindi allora quindi con questi valori noi potremmo calcolare il modulo elastico del composito se conoscessimo però come sono orientate le fibre. Allora, è qui che interviene la potenza di questa analisi della tomografia. Innanzitutto dobbiamo intenderci su che cosa intendiamo per l'orientazione delle fibre. Allora, intanto le immagini che si ottengono, quindi i tomogrammi, le immagini dobbiamo segmentarle, cioè separare la fase rinforzo dalla fase matrice. Poi consideriamo la fase rinforzo, quindi scegliamo a caso un gran numero di punti nella fase di rinforzo, ad esempio 2048 punti. Per ognuno di questi punti tracciamo tante rette, insomma, per ognuno di questi punti, in modo da campionare le diverse direzioni dello spazio, e definiamo come la locale orientazione, insomma, della fibra, diciamo, del rinforzo in quel punto, la direzione corrispondente all'intercetta più lungo, no, tra tutti i segmenti tracciati da quel punto. Quindi ciò ci permette di determinare quindi i coseni direttori, no, dell'intercetta più lunga in quel punto. Poi ci permette questo di costruire la matrice di covarianza dei coseni direttori, che non è altro che in realtà che un tensore del secondo ordine, che può essere del quale si possono determinare gli assi principali, che ci danno un'idea dell'allineamento statistico prevalente dentro il composito. Questa rappresentazione sintetica che vedete sulla sinistra non è altro che, allora, le frecce, quelle grosse spesse in colore azzurro, sono gli assi principali del tensore di anisotropia, del volume orientation tensor, che ho definito prima.
E mentre quei puntini bianchi che trovate sulla semisfera, distribuiti sulla semisfera superiore, non sono altro che le intersezioni dei versori, diciamo, che rappresentano in pratica le direzioni delle fibre con la semisfera di raggio unitario. Quindi questo ci permette quindi di avere anche un colpo d'occhio quella che è la distribuzione spaziale dell'orientazione, dell'orientamento, scusate, delle varie fibre. Anche se qui non è stato per la verità necessario trattare le fibre una per una, ma è stato sufficiente soltanto separare una fase dall'altra. Elencati sulla destra trovate anche gli autovalori corrispondenti a questi autovettori, a queste della terna principale, che ci danno un'idea di quanto ognuno di essi, il valore di ognuno di essi ci dice quanto più o meno sia prevalente una direzione rispetto all'altra. Qui ovviamente prevale la direzione 1, che è quella la direzione di iniezione, come c'era da aspettarsi. Allora, come possiamo determinare le proprietà elastiche? Quindi un'idea è quella di sostituire al nostro composito un laminato equivalente costituito da tre lamine, in ognuna di esse le fibre sono tutte allineate lungo la stessa direzione. Quindi avremo una lamina con le fibre orientate lungo la direzione di iniezione e altre due lamine con le fibre perpendicolari alla direzione di iniezione, quindi in piano e fuori piano, che però trattiamo come equivalenti se dobbiamo determinare il modulo longitudinale. Lo spessore di ciascuna lamina si prende proporzionale quindi agli autovalori di quel tensore di anisotropia che abbiamo calcolato, e quindi applicando la teoria classica della laminazione possiamo calcolare quindi un valore più attendibile del modulo elastico. Quindi in questo caso il valore calcolato in questa maniera è di 421 gigapascal, che è in buon accordo entro l'errore sperimentale del valore appunto sperimentale 427 gigapascal. Notate che quello che saremmo stati indotti a ipotizzare considerando tutte le fibre allineate lungo la direzione di iniezione era sicuramente ben superiore. Questo lavoro quindi fa parte di un lavoro un po' più esteso che è stato pubblicato proprio di recente su Composites Part A, è una versione semplificata di questo studio e appare proprio sull'ultimo numero di Composite Magazine. Qui abbiamo accennato semplicemente anche l'altra pubblicazione, qui questi furono presentati in maniera preliminare quindi alla conferenza Sempe Europe nel 2019. In questo articolo abbiamo preso in considerazione anche fibre di basalto, quindi non solo fibre di carbonio, non tanto fibre di carbonio quanto fibre di basalto. Ecco, a proposito delle fibre di basalto, che consentirebbero, tra l'altro, penso che anche i colleghi potranno confermarlo, ne potremo parlare forse più diffusamente successivamente nella tavola rotonda, quindi permettono le fibre di basalto, sono più facilmente, diciamo così, recuperabili rispetto alle fibre di vetro, oltre ad avere tante proprietà interessanti, quali resistenza agli attacchi acidi, basici, resistenza alla temperatura. E ai fini dello studio mediante la tomografia offrono il vantaggio che, poiché hanno una densità maggiore, insomma, rispetto alla matrice, offrono il vantaggio di offrire un contrasto più alto, quindi attenuano maggiormente i raggi X e quindi si vedono meglio con un'analisi tomografica. Invece è un po' più difficile distinguere le fibre di carbonio dalla matrice polimerica. Poiché le fibre Dottor Nacucchi, un minuto, le chiedo la cortesia. Poiché le fibre di basalto si distinguono molto bene, in questo caso è possibile addirittura analizzarle una per una. Vedete qui sulla sinistra, no, le fibre di basalto ricostruite e sulla destra l'asse mediano delle fibre di basalto, e questo permette poter avere anche fare delle statistiche con una popolazione più ampia, perché mentre quelle che noi col microscopio ottico osserviamo così qualche centinaio di fibre, con l'analisi tomografica possiamo osservarne migliaia di fibre, quindi che avere dei valori anche
forse anche più attendibili, più accurati, delle distribuzioni di lunghezza delle fibre. Questo è oltre che della loro distribuzione spaziale e della loro orientazione spaziale. Questo sulla destra è un diagramma, cioè una rappresentazione analoga a quella mostrata in precedenza. Vedete anche la proiezione stereografica polare, quindi che in piano, insomma, della distribuzione spaziale. Il lavoro è stato pubblicato nel 2019 sul Journal of Microscopy e quelle che vedete, no, tracciate, disegnate nella copertina della rivista, non sono altro che le fibre di basalto colorate, etichettate una per una. Diciamo, abbiamo mutuato dall'indagine medica, insomma, un algoritmo, quindi, che viene utilizzato per evidenziare i vasi, e abbiamo mutuato questo algoritmo e applicato quindi ad evidenziare le singole fibre di basalto, che ci ha permesso un'analisi fibra per fibra, insomma, molto, molto puntuale. Ho finito. Questo è il team del laboratorio di nanotomografia del Centro Enea di Brindisi, quindi chi vi parla è al centro, quindi sulla destra il collega Fabio De Pascalis, a destra il collega Daniele Masselli, il nostro tecnico di laboratorio. Qui ci sono i nostri riferimenti e anche del responsabile del laboratorio materiali e tecnologie, insomma, per la sostenibilità del Centro Enea di Brindisi. Grazie per la vostra attenzione, spero di essere stato nei tempi. Grazie al dottor Nacucchi, molto interessante, anche perché, diciamo, è una tecnica poco diffusa e quindi magari non se ne conoscono le potenzialità, e riesce effettivamente a dare indicazioni nel dettaglio come forse nessun'altra tecnica. Quindi procediamo con la dottoressa Fania Palano, che ci parlerà di altre tecniche non distruttive che possono evidenziare difetti e criticità dei materiali compositi anche a seguito di prove di fatica. È laureata in ingegneria dei materiali con un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica ed industriale presso l'Università del Salento. Ha lavorato per diversi anni presso l'Università del Salento e dal 2015 lavora in Enea presso il Centro Ricerche di Brindisi in qualità di ricercatore a tempo indeterminato. Ha maturato competenze nei campi quali controlli non distruttivi ultrasonori e termografici in componenti compositi, monitoraggio termografico di processi industriali di saldatura, caratterizzazione meccanica statica ed a fatica di materiali metallici e compositi, simulazione numerica meccanica e termica con metodi FEM. Ha svolto attività di docenza in vari corsi di formazione ed è autrice di circa 30 pubblicazioni e correlatrice di numerose tesi di laurea. Chiedo alla dottoressa Fania Palano la cortesia di essere nei tempi, perché siamo un po' in ritardo con una tabella di marcia. Grazie. Va bene, cercherò di essere nei tempi. Grazie per la presentazione. Ok, allora, quindi io vi presenterò alcuni casi di studio sull'applicazione dei controlli ultrasonori e termografici su componenti in materiale composito a matrice polimerica rinforzati con fibre di carbonio, principalmente per applicazioni nel settore aeronautico, oppure fibre di vetro per applicazioni nel settore energetico. Come già hanno anticipato gli altri colleghi, i controlli non distruttivi sono delle tecniche sperimentali che permettono di ispezionare un componente o un campione per verificarne l'integrità e rilevare eventualmente la presenza di difetti, senza però danneggiare questo materiale. In particolare, i materiali compositi, proprio per le loro applicazioni, hanno la necessità di essere sottoposti a questo tipo di controlli per poter garantire la loro sicurezza. I controlli ultrasonori sono la tecnica maggiormente utilizzata per verificare l'integrità dei materiali compositi, ma recentemente anche i controlli con le tecniche termografiche stanno riscuotendo un forte interesse. Proprio per due motivi principali. Uno, che la tecnica non richiede il contatto con il componente
e l'altro è che c'è la possibilità di ispezionare grandi superfici. In realtà questi due tipi di controlli, quelli termografici e ultrasonori, sono complementari tra di loro spesso, perché la tecnica ultrasonora permette di rilevare difetti all'interno del volume del materiale, mentre la tecnica termografica permette di rilevare difetti principalmente superficiali e subsuperficiali. Quali sono i difetti che possono essere rilevati nei materiali compositi a matrice polimerica con i controlli non distruttivi? Ci sono numerosi tipi di difetti che possono essere rilevati e io vi farò vedere dei casi di studio in cui sono stati individuati porosità e vuoti e difetti come wrinkles, che sono delle grinze presenti nei materiali compositi, oppure dei difetti come lo scollamento tra fibra e matrice. Focalizziamoci un attimo sulla tecnica ultrasonora. Allora, i controlli ultrasonori sfruttano i fenomeni di propagazione di onde elastiche che sono caratterizzate da frequenze superiori a quelle dei suoni udibili dall'uomo. Si utilizzano di solito frequenze che, a seconda del tipo di materiale da testare, variano dalle decine di kHz a circa 100 MHz. L'onda ultrasonora viene prodotta da alcuni particolari tipi di cristalli piezoelettrici che emettono questa onda ultrasonora, che poi si propaga all'interno del materiale da testare, subendo all'interno del materiale delle riflessioni, trasmissioni, assorbimenti. L'onda ultrasonora si propaga nel materiale con una frequenza uguale a quella con cui è stata generata, ma con una velocità di propagazione diversa che dipende dal mezzo attraversato. I parametri che caratterizzano la propagazione delle onde ultrasonore sono la direzione di propagazione e la direzione di vibrazione. Le onde, dalla combinazione di questi due parametri, si possono ottenere vari tipi di onde. Le onde utilizzate principalmente nei controlli ultrasonori sono le onde longitudinali. Un'altra caratteristica delle onde ultrasonore è che, per poter passare dalla sonda emettitrice al componente, hanno bisogno di un mezzo accoppiante, che solitamente è un gel a base acquosa, ma può essere anche semplicemente dell'acqua. In questa slide è rappresentata la propagazione di un'onda ultrasonora in un materiale. La tecnica utilizzata negli esempi che vi proporrò è la tecnica in riflessione, in cui cioè la sonda, il trasduttore che emette l'onda, e funge anche da ricevitore delle onde riflesse. Quindi si ha un'onda che si propaga all'interno del materiale e che viene riflessa dalle superfici che di volta in volta incontra, quindi dalla superficie di fondo, e quindi si ha un eco di interfaccia iniziale, un eco di fondo relativo alla superficie finale. In un caso ci sia la presenza di un difetto all'interno del materiale, si avrà un'ulteriore riflessione dovuta alla presenza di questo difetto, che avviene in precedenza questa riflessione rispetto a quella dell'eco di fondo. Questa rappresentazione che potete vedere in basso è una rappresentazione denominata scan, è una rappresentazione unidimensionale in cui si vede proprio la propagazione dell'onda ultrasonora, in quanto in ordinata è rappresentata l'ampiezza dell'onda ultrasonora, mentre in ascissa è rappresentato il tempo di volo, ossia il tempo che l'onda ultrasonora impiega a percorrere lo spessore del componente. In questa immagine, in questa foto, potete vedere uno scorcio del laboratorio di controlli non istruttivi presente presso Enea di Brindisi. Abbiamo vari strumenti a disposizione per eseguire i controlli ultrasonori, ma la parte su cui volevo imporre l'attenzione è il sistema presente a sinistra, che è un sistema di movimentazione delle sonde ultrasonore che permette di effettuare un controllo automatizzato dei componenti che si vogliono testare. Questo può essere effettuato
con questo movimentatore a 5 assi, e i dati possono essere elaborati, come vedete negli schermi che presenti a destra, con dei software dedicati, tipici principalmente del settore aeronautico. In questa foto che è comparsa adesso potete vedere un tipo particolare di sonda. Perché ho inserito questa foto? Perché oltre alle sonde convenzionali esistono delle sonde denominate phased array, che sono delle sonde utilizzate principalmente per i materiali compositi. Queste sonde hanno di solito la frequenza tipica dagli 1 ai 10 MHz e hanno una caratteristica particolare, che è quella di non avere un solo elemento piezoelettrico, ma di avere un array, una matrice di elementi piezoelettrici. Questa sonda rappresentata in foto ha 64 elementi. Questo permette di fare due cose. Uno, di scansionare delle superfici maggiori rispetto ad una sonda convenzionale. E il secondo vantaggio è quello che elettronicamente da software ogni elemento o gruppo di elementi di questo tipo di sonde può essere comandato dandogli un'inclinazione dell'onda ultrasonora o un ritardo nell'emissione dell'onda. In questa slide sono riportati alcuni tipi di sonde phased array che abbiamo a disposizione e due tipi di controlli che sono stati effettuati. Dottoressa Palano, due minuti. Sì, scusate. Allora, in questa slide potete vedere come i controlli possono essere effettuati anche in immersione. Questo dà il vantaggio di poter andare a garantire un accoppiamento uniforme tra il pezzo e la sonda, e quello di poter analizzare anche componenti che hanno una superficie più complessa. In questa slide sono riportati alcuni esempi di scansioni di componenti in composito con fibra di carbonio. Questo è un campione in cui sono presenti dei brinkles, e qui potete vedere qual è che nell'immagine a destra vi è una sezione del componente e quindi si vede tutto il profilo del brinkle. Nell'immagine in basso invece abbiamo una immagine bidimensionale, ma che in falsi colori ci rappresenta quello che avviene nello spessore del componente. E quindi potete vedere anche da questa si può capire la forma del componente e la geometria. In questa slide sono rappresentate il controllo di componenti attivi destinati a prove meccaniche T-pool. Qui si possono, è rappresentato schematicamente come è stata eseguita la scansione e come si possono effettuare delle sezioni, diciamo, virtuali del campione in direzione longitudinale o trasversale, andando a vedere perfettamente la forma della sezione, la geometria delle sezioni, mandando anche a rilevare la presenza di difetti all'interno del materiale, come questo qui. Questo è un controllo ultrasonoro di uno stringer, quindi sempre sezione a T, ma una forma più allungata, una lunghezza maggiore. In questo caso è stata eseguita una scansione automatizzata grazie a quel sistema di monitorizzazione C-Scan, che ha permesso di rilevare nella sezione centrale numerose porosità all'interno dello stringer. Dottoressa, la chiedo la cortesia di procedere verso... Sì, allora, possono essere controllati anche delle strutture, dei componenti di dimensioni più grandi, in questo caso un pannello rinforzato con dei correnti in alluminio. In questo caso invece è stato controllato un componente multibox soggetto a delle prove di fatica e quindi è stata eseguita una scansione manuale, perché il componente era montato sulla macchina di prova, e in questo caso è stata eseguita una scansione anche con un tipo di sonda rollerform che ha permesso di avere una visualizzazione più ampia della zona analizzata, che era la zona della riparazione, perché questo era un componente riparato.
Allora, in questo caso noi possiamo vedere sia la presenza di difetti con la sonda tradizionale Phased Array, sia tutta la geometria della patch con la sonda Rollerform. Salto un po' la parte sulla termografia, diciamo sulla parte di tecnica, perché la termografia è una tecnica che permette di rilevare le radiazioni nel campo dell'infrarosso emesse da qualunque tipo di oggetto. E vi mostro soltanto alcuni esempi, andando un attimo avanti, scusate la digressione. Questi sono degli esempi di applicazione a dei compositi rinforzati con fibra di vetro, in cui erano stati simulati dei difetti di forma circolare oppure di forma quadrata, e i componenti, i pannelli, sono stati sollecitati con una sorgente termica e durante la fase di raffreddamento sono stati rilevati quasi tutti i difetti presenti all'interno di questi componenti. Questo è stato fatto anche per dei pannelli in composito rinforzato con fibre di carbonio, ma queste tecniche termografiche pulsate e lock-in possono essere applicate anche a dei componenti reali, come può essere l'esempio di una pala eolica. Anche in questo caso la pala eolica era soggetta ad una prova meccanica che è stata stoppata degli step prefissati e sono state eseguite delle prove di termografia pulsata per rilevare l'avanzamento dell'aneggiamento alla radice della pala eolica. E qui sono riportati i riferimenti bibliografici che ho utilizzato per la presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Qui sono riportati i contatti mio e del responsabile del laboratorio MATAS per il quale lavoro. Grazie dottoressa, procediamo velocemente a concludere questa fase di presentazione e cambiamo completamente diciamo target, perché parliamo di una caratterizzazione più trasversale, quindi non di singola tecnica, che ci verrà introdotta dalla professoressa Francesca Biolchini dell'Università Politecnica delle Marche. Cercheremo di rispondere alla domanda quanto siamo circolari, quindi e cercare di fare nell'ottica di economia circolare una valutazione più quantitativa. La professoressa Francesca Biolchini è un ingegnere chimico, professoressa di prima fascia in teoria dello sviluppo dei processi chimici ed è in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche. La sua attività di ricerca riguarda l'ingegneria chimica applicata alla tutela dell'ambiente, in particolare esperta di sviluppo di processi innovativi per il recupero di metalli di valore da residui e di analisi di sostenibilità ambientale di processi e servizi. È presidente del corso di studio in rischio ambientale e protezione civile della Politecnica, svolge abitualmente attività di valutazione di proposte progettuali, di membro di advisory boards e di esperta per la revisione ex post di progetti nel settore internazionale denominato Raw Materials, Metals, Minerals and Forest Based Industries. La sua produzione scientifica è documentata da 6 brevetti e oltre 120 pubblicazioni su riviste scientifiche ad alto impatto di rilevanza internazionale. La parola alla professoressa Biolchini, grazie. Professoressa, non la sentiamo. Ha ragione, scusate, non avevo il microfono attivato. Grazie per la presentazione e grazie anche per insomma, avermi ospitato in questa sessione del webinar. Ed è una presentazione, come diceva, con un tono un po' diverso rispetto a tutte quelle viste fino adesso, perché riguarda una caratterizzazione in senso lato. In particolare parleremo di degli indici di circolarità che rappresentano le nuove metodologie per la valutazione della sostenibilità ambientale di processi, prodotti applicabili anche ai materiali compositi.
Fino adesso le valutazioni di sostenibilità ambientale sono sempre state basate su metodologie che seguono un approccio di analisi del ciclo di vita, approccio che è stato definito in maniera chiara e univoca da una norma del 2006 e adesso è piuttosto diffuso nei vari ambiti. Per fortuna le valutazioni, cioè le scelte, vengono fatte principalmente sulla base di analisi di fattibilità economica, ma l'analisi di sostenibilità ambientale sta sempre di più affiancando i processi decisionali. E adesso che diciamo, il termine economia circolare è sempre più presente nel linguaggio comune, e sono in fase di sviluppo nuove metodologie. Parlo di metodologie secondo me veramente poco conosciute, che sempre più dovremo imparare, con le quali sempre più dovremo imparare a familiarizzare, che servono proprio a quantificare la circolarità di prodotti e di aziende, e sono applicabili anche ai materiali compositi. In tempi brevissimi saranno importantissimi anche per le singole aziende che vogliono avere nell'ambito sempre delle certificazioni ambientali per quantificare il loro grado di circolarità. E l'aspetto interessante proprio è che sono indicatori di tipo quantitativo e quindi sono, diciamo, di facile interpretazione. Un lavoro di review recentissimo di adesso ha fatto un'indagine su tutti gli indicatori usati al momento per misurare l'economia circolare e hanno contato 61 indicatori diversi. Quindi è evidente che la necessità di arrivare a una definizione univoca. E nel 2022 è prevista l'uscita di una norma a livello europeo su questi indici di circolarità e sulle metodologie di valutazione della circolarità di prodotti, servizi, aziende. E in questa presentazione presenterò, descriverò i principi di base per delle metodologie che sono quelle, diciamo, più diffuse, più applicate, più consolidate, che rappresentano una base poi per la costruzione della norma per dire meglio, queste metodologie insieme sono in fase di discussione al tavolo di lavoro sulla norma, sugli indici di circolarità, e ci aspettiamo di ritrovarle nella norma europea. E parto con una metodologia sviluppata dalla Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur può essere definita la mamma dell'economia circolare, lei che per prima ha definito il modello di economia circolare, ha fornito tutta una serie di indicatori anche quantitativi per misurarla. È una metodologia basata essenzialmente su bilanci di materia e tiene conto di tutta una serie di principi che sono quelli mostrati nello schermo, che sono i principi alla base dell'economia circolare. È una metodologia che è stata lanciata nel 2015 e revisionata nel 2019, quindi c'è stato anche già un po' di tempo per un processo di revisione e miglioramento. E secondo quello che vedete sullo schermo è lo schema concettuale dietro a un approccio completamente lineare, quello a cui eravamo abituati, cioè la produzione di un certo prodotto ha luogo a partire da un'alimentazione da materiali di tipo vergine e a fine vita il materiale, il prodotto va in discarica o alla valorizzazione energetica. Per questo tipo di approccio, per convenzione, l'indice di circolarità assume valore 0.1.
E dall'altra parte, diametralmente opposta, c'è l'approccio completamente circolare. Quindi dopo arrivato al fine vita, un prodotto viene sottoposto alla raccolta di materiali per il riciclaggio e la raccolta di componenti per il riuso. Quindi vedete lo schema, le linee tratteggiate in alto fanno riferimento al fatto che lo schema è anche a ciclo aperto, cioè materiali e componenti possono essere utilizzati e riciclati in altri processi. L'importante è che vengano inseriti nel mercato. Nella realtà, l'indice di circolarità è un indice compreso tra 0 e 1, cioè tra questi due modelli estremi, per cui per la produzione si usano sia materiali riciclati, componenti riusati, materiali vergini, e a fine vita sia c'è la fase di riciclaggio e riuso, ma c'è anche la fase necessariamente di smaltimento in discarica, valorizzazione energetica. Altro approccio, sempre a seguire, finalizzato alla valutazione della circolarità delle aziende. E allora, la prima cosa, la più semplice, è stimola la circolarità dell'azienda facendo una media pesata degli indicatori di circolarità sui singoli prodotti dell'azienda. E questo è riferito sempre sulla base di flussi di materia. Una evoluzione di questo, che diciamo complementare a questo approccio, è la metodologia che è denominata Circulitics, sempre sviluppata dalla Ellen MacArthur Foundation, metodologia lanciata nel 2020, che va oltre i bilanci di materia, ed è basata su una serie di indicatori che valutano sia le capacità dell'azienda potenziali, cioè di cogliere nel futuro opportunità di economia circolare. E questi indicatori vengono tutti insieme classificati nella categoria degli enablers, in italiano lo tradurrei come facilitatori. E dall'altra parte un gruppo di indicatori necessariamente quantitativi che valutano l'attuale circolarità dell'azienda, gli outcomes. E la procedura è basata attraverso una serie di fasi. La prima è la richiesta di informazioni di base. La seconda, per valutare il potenziale, gli enablers, abbiamo detto i facilitatori. E il personale viene sottoposto ad un questionario, quindi in questo caso le risposte sono di tipo qualitativo, ma sulla base delle percentuali di risposta questi dati di tipo qualitativo vengono comunque quantificati. E successivamente viene quantificato, vengono raccolti gli indicatori relativi agli outcomes, quindi viene quantificato l'effettivo livello di circolarità dell'azienda guardando il processo di produzione, il processo di gestione dei rifiuti, i servizi, gli aspetti finanziari, gli aspetti energetici. E nelle industrie che sono ad alto consumo di acqua, anche tutto l'aspetto legato alla gestione dell'acqua. Tutti insieme questi dati vengono raccolti, elaborati e producono un indicatore finale. E l'esempio di questo che vedete è un esempio di risultato per un'azienda. Quindi un'azienda X ha uno score generale di B separato tra il potenziale e l'effettivo, e vedete in basso la quantificazione, cioè i risultati ottenuti per i singoli indicatori. Quindi in questo caso un punteggio quantitativo da 0 a 100 viene convertito in un punteggio di tipo letterale che va dalla A alla E. Chiaramente un'azienda con uno score A è al meglio in ambito di economia circolare. Altro ambito, il gruppo AFNOR, l'ente di certificazione francese, sta sviluppando una campagna sperimentale, ha tirato fuori un prototipo di norma basato su 7 indicatori che poi sono i 7 indicatori associati ai principi dell'economia circolare. E quindi si parla di approvvigionamento sostenibile, di aspetti di ecodesign, di aspetti di simbiosi industriale,
di aspetti di economia funzionale, cioè consideriamo la vendita di servizi piuttosto che la vendita di prodotti. Questo è un classico, cioè il car sharing ad esempio rientra in questo concetto. Concetto di consumo responsabile, la durata del prodotto, è necessario allungare al massimo la durata del prodotto e è necessario assicurare una efficiente gestione del fine vita. E, su questa norma non ci sono casi di studio documentati ancora, proprio perché è molto molto recente, ma quello che diciamo vi dico e mi aspetto è che questi aspetti sono quelli che saranno presenti anche nella norma europea del prossimo anno. Quindi il prossimo anno quello che ci si aspetta è un approccio tipo norma AFNOR integrato con gli indicatori della Ellen MacArthur Foundation. E chiudo, cioè in questa seconda parte della presentazione qualche esempio, perché penso sia importante capire anche il potenziale, e sempre non ci dimentichiamo che stiamo parlando di caratterizzazione di materiali compositi. Allora, parto da un'applicazione che riguarda lo studio di un caso in Australia. Sono stati studiati i processi di produzione di sportelli di automobili di diverse case e diverse epoche. In basso vedete anche l'immagine per capire di che tipo di automobili parliamo. Allora, sulla sinistra vedete la composizione degli sportelli, prevalentemente in acciaio, poi tutta un'altra serie di materiali. E sulla destra ci sono gli indici di circolarità, proprio questo MC rappresentato dalla barra in viola che può essere letto sull'asse delle Y a sinistra, e i materiali vergini e i rifiuti utilizzati che come riferimento hanno l'asse di destra. Guardiamo l'indice di circolarità. Che cosa emerge? Allora, prima di tutto, il concetto di economia circolare non è un concetto nuovo, probabilmente la terminologia sì, ma già lo sportello del 1982 era fatto con acciaio in parte proveniente da processi di riciclaggio. E quindi non c'è stata una evoluzione significativa nel tempo a favore della circolarità, perché siamo già partiti da un livello alto. E in più che altro osserviamo che la riduzione dell'acciaio a favore di materiali più leggeri, la plastica, i compositi, l'alluminio, non ha favorito la circolarità del prodotto, ha favorito sicuramente tanti altri aspetti, ma non la circolarità. Altro caso di studio, la produzione di automobili è sempre riferita al mercato statunitense. Allora, sono state prese in esame diverse tipologie di automobili, sistemi di propulsione, motori a combustione interna a benzina o a gasolio, motore ibrido a benzina, motore elettrico con autonomia circa 140 km, motore elettrico con autonomia circa 340 km. E sono state messe a confronto una tecnologia attuale riferita al 2015 con una tecnologia futura riferita 2025. Anche qua questi grafici sono analoghi a quelli visti prima. Sulla sinistra c'è la composizione dei materiali, cioè ci sono i dettagli sui materiali presenti nelle automobili. E che cosa vediamo? Vediamo l'acciaio dominante, ma nelle automobili, diciamo con le nuove tecnologie, sull'elettrico in particolare, emerge la parte in nera che è quella relativa agli elettrodi sulle batterie al litio per l'autonomia per l'alimentazione dei motori. Sulla destra troviamo lo stesso grafico relativo agli indici di circolarità, sempre per le varie tipologie. Allora, anche qua, che cosa emerge? Emerge che i motori a combustione interna convenzionali sono quelli che hanno un indice di circolarità più alto, quindi le nuove tecnologie non stanno favorendo al momento la circolarità del prodotto, e che addirittura l'elettrico ha un livello di circolarità inferiore.
Inferiore perché? Perché in questo momento siamo a un livello molto basso di riciclo del litio nelle batterie, quindi le batterie al litio sono molto meno riciclate, giustamente al momento perché sono arrivate adesso, rispetto alle batterie al piombo. E, altro caso che mi è sembrato interessante proprio perché riguarda la produzione di un pannello di materiale composito, prodotto da un IPS riciclato da rifiuti elettronici e bentonite. La bentonite è di proposito piccolo, rappresentata in piccolo perché proprio piccole percentuali rispetto al polistirene antiurto. E, quindi la stessa metodologia è stata applicata, sono stati tirati fuori questi indici di circolarità per due tipologie diverse che presentavano diverse percentuali di materiali. È evidente che in ogni caso gli indici di circolarità stimati sono alti. Perché? Perché relativi a un prodotto che utilizza materie prime principalmente di tipo riciclato. E quindi qualche considerazione guardando questi casi. Allora, in alcuni settori, non in tutti, ma in quelli esaminati, specialmente quello automobilistico, gli indici di circolarità sono già alti. Quindi gli obiettivi, cioè è importante quando si parla di miglioramento degli aspetti di circolarità, è importante identificare i settori. Altra cosa, l'indice di circolarità uguale a 1 è stato detto in altro modo anche dai relatori prima di me, è da considerare un ideale, cioè un'economia circolare completa è piuttosto diciamo un modello a cui e vogliamo tendere, ma sappiamo a priori che non è raggiungibile, quindi sarebbe interessante capire questo indice di circolarità fino a quanto può arrivare vicino a uno. E un'altra considerazione importante è che questi indici di circolarità, che secondo me prenderanno sempre più piede nei prossimi anni, e dovranno affiancare, non sostituire le metodologie di analisi del ciclo di vita che quantificano l'impronta ecologica. Infatti le informazioni che danno sono complementari e non sostitutive l'una dell'altra. E allora come andare verso le Next Generation Composite Materials? Questo è proprio nella nostra piattaforma Marlic, no? È il nostro, diciamo, la nostra missione. Beh, sarebbe interessante, oltre alle proprietà fisico-meccaniche, introdurre una caratterizzazione dei materiali compositi, finalizzata anche a quantificarne la circolarità. E per fare questo un aspetto complicato, molto complicato, perché io l'ho fatta semplice, ma vi assicuro che è molto complicato il dato, la disponibilità del dato, cioè capire e le percentuali di riciclaggio, di rifiuto, e di riuso, i rifiuti prodotti dei vari processi. Sono al momento, cioè tenendo conto dello stato attuale dell'informazione, è la cosa più difficile in tutto questo. E quindi bisogna andare verso la condivisione del dato. E la modalità di lavoro potrebbe essere, adesso il nostro obiettivo è capire dove siamo, perché per esempio quell'indice di circolarità così alto in ambito automobilistico probabilmente non era tanto scontato. Quindi prima di tutto capiamo qual è il riferimento sulla base del quale poi si definisce il miglioramento. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso la presentazione. Grazie alla professoressa Biolchini che ci ha dato un punto di vista nuovo e spunti molto interessanti anche in previsione, diciamo, del futuro, diciamo, di queste delle attività in economia circolare, che necessitano ovviamente di essere valutate da un punto di vista quantitativo proprio per valutare anche il differenziale nel miglioramento, come giustamente lei ha detto. E sono sicura della complessità del calcolo, perché non sono mai indagini facili, devono essere comunque, necessitano di un lungo processo di validazione, e quindi tutto sta a partire in ogni caso, e poi un passo alla volta. Concludiamo quindi la parte delle relazioni. Ringrazio nuovamente tutti i professori e docenti universitari, ricercatori che ci hanno messo a disposizione il loro know-how e le loro competenze.
per fornirci degli utili spunti per guardare al futuro, perché l'Accademia è questo quello che deve fare, dare una prospettiva. Poi quindi passo la parola all'ingegner Francesco Balducci, anche lui che fa parte della famiglia del Marlic, quindi lavoriamo in tandem e coordinerà la parte della tavola rotonda o comunque trarrà le conclusioni di questa giornata densa di informazioni e spunti interessanti. Grazie Manuela, grazie mille, grazie a te, grazie soprattutto anche al panel di relatori. Abbiamo avuto veramente una panoramica interessante, densa di contenuti, abbiamo visto diversi aspetti della possibile caratterizzazione dei materiali compositi con l'ottica che ci siamo dati con la piattaforma Marlic dell'ottica dell'economia circolare. Quindi siamo partiti con la sfida del riciclo, siamo passati per la caratterizzazione termica, chimica e meccanica con tanti esempi e anche da, appunto, come diceva, a diagnosi anche non banali, non comuni, e dai metodi non distruttivi, ad arrivare anche a tutte quelle che sono anche dell'ultima presentazione che abbiamo visto, che è fondamentale, è importante, perché è trovare anche degli indicatori di circolarità sono la sfida che le aziende, le industrie si stanno dando anche per riuscire a comunicare poi al mercato in maniera trasparente con asserzioni ambientali che poi possono essere verificabili. Quindi la consistenza tecnica che è alla base, che oggi abbiamo dato voce, come abbiamo detto all'inizio, voce agli enti di ricerca, poi è un testimone che dobbiamo passare alle aziende, agli enti di certificazione e poi anche a chi legifera, perché chiaramente un po' è questo il percorso che abbiamo disegnato con questa serie di webinar, perché poi alla fine l'obiettivo è quello di arrivare, sì, di partire da un TRL, quindi da una maturità tecnologica che, quando partiamo dalla ricerca, può essere, come ci dicono, il TRL a livello europeo più basso, ora alzarlo, e questo è il compito un po' della piattaforma Marlic, portare un TRL che può essere da 2 a 3, portarlo a 5 a 6 per arrivare a un ambiente appunto industriale, strizzando anche l'occhio a quello che è l'MRL, cioè al mercato, una maturità per il mercato, ed è chiaro che qui ci sono tante sfaccettature che dobbiamo prendere in considerazione, perché poi abbiamo tutti gli aspetti legati alla lavorabilità, gli aspetti legati alle tecnologie, test, certificazioni, regolamenti e via dicendo. Quindi oggi non riusciamo a dare risposta a tutto, ma ci siamo dati proprio un percorso, perché come piattaforma Marlic questo è il nostro obiettivo, riuscire ad arrivare a una sempre più maggiore consapevolezza, un dialogo continuo con quelli che sono i soggetti, principalmente quelli che sono i soggetti del progetto, ma come abbiamo fatto oggi, allargare poi anche alla comunità esterna quelli che sono i nostri intenti per riuscire a ricevere input in questa fase di crescita. E quindi facciamo anche attraverso questa tavola rotonda, che cercheremo anche di condensare, perché poi ci avviciniamo all'ora di pranzo, quindi penso che è importante riuscire a condensare quello che mi sono posto come obiettivo, e ringrazio in anticipo poi nuovamente i relatori. Cercherò di farvi delle domande ad ognuno, seguirò l'ordine con cui sono avvenute le presentazioni, e delle domande in cui 2 minuti di risposta, diamoci come tempo, e poi se dalla chat arrivano per caso delle domande, chiaramente le integreremo subito, e poi conclusione anche ai soggetti capofila del progetto. Allora, se partirei con la professoressa Corinaldesi, che mi è piaciuto molto, eccoci, mi è piaciuto molto quando ha parlato di sfide del recupero, perché effettivamente è una sfida perché ci sono tanti aspetti che devono essere barriere che prima bisogna superare per poi arrivare alle opportunità che ci si presenta, e quindi proprio la domanda molto aperta è sull'aspetto di, data la sua appunto esperienza sia accademica ma anche
nelle aziende, cioè quindi con attività dirette nelle aziende. Quali sono queste sfide, quali sono queste barriere? Cioè, ne posso citare proprio alcune, sia, come dicevo prima, ci sono barriere anche normative, ci sono barriere di regolamenti, che alla fine, perché quando parliamo di materiali di riciclo, sappiamo bene, la dottoressa Cortese sa bene il RIC, conosce molto bene, e sappiamo che comunque poi ogni filiera ha le sue peculiarità. E quindi, così, se mi può dare una sua idea o dei suggerimenti di quelli che possono essere delle difficoltà, delle barriere che dobbiamo prendere in considerazione per la nostra sfida. Sì, grazie della domanda. Barriere, certo, ce ne abbiamo di tanti generi, come anticipato lei. Quelle normative che per fortuna sono barriere, ma sulle quali si può anche in qualche modo lavorare, cioè perché magari oggi ce l'abbiamo la barriera, ci rendiamo conto che è un ostacolo che non ha una ragion d'essere vera, ma è semplicemente perché magari è una norma obsoleta, non adatta al caso in esame, e quindi si lavora per poter superare questa barriera. Quelle sì, ci sono, ma sono superabili, quindi alla fin fine preoccupano fino a un certo punto. Ci sono quelle tecniche che invece sono più gravi, perché se c'è una barriera tecnica, quella richiede uno sforzo non diplomatico, ma uno sforzo di ricerca di soluzioni nuove. Quindi sono quelle le barriere che a me come ricercatore preoccupano di più, cioè superare quelle sfide proprio tecniche, perché quando si tratta di riciclare questi materiali misti, come dicevo, insomma, c'è un'eterogeneità, è veramente difficile riuscire a trovare quella che è la soluzione che rende di più da un punto di vista dell'economia circolare, perché comunque ogni volta che c'è un processo che si attiva per poter riciclare un materiale, c'è un trattamento da fare il cui impatto va tenuto presente, quindi va tenuto presente sia la qualità del prodotto finale, cioè devo valorizzarlo il più possibile, devo ottenere un materiale che alla fine riesca a riutilizzare, la cosa più auspicabile è riutilizzarlo esattamente come era stato utilizzato la prima volta, quello ovviamente è la soluzione ideale, però bisogna vedere quanto mi costa in termini di sostenibilità energetica, economica, ambientale, per poterlo riavere esattamente in quel modo. Per cui ecco che a volte la via è un pochino meno ambiziosa del use as it is, potrebbe essere interessante anche quella, perché ne diminuisco il valore economico intrinseco, ma lo sto trattando in un modo assolutamente poco impattante sull'ambiente. Quindi, come diceva la collega Beolchini, mi è piaciuto molto il suo intervento, cioè ci sono tanti di quei parametri da tenere insieme per avere un approccio olistico, quindi per tener conto di tutti i vari aspetti, che è un problema molto complesso che va gestito nella sua complessità e non è assolutamente semplice risolverlo. Però insomma siamo nella via giusta, progetto Marlic, che io ci ho aderito con estremo piacere, perché mi piace proprio come congegnato gli attori che ne fanno parte, quindi diciamo, sto collaborando con molto entusiasmo a questo progetto. Grazie mille, concordo nella risposta, e anzi mi collego, perché appunto nella sfida, in questo caso appunto tecnica, coinvolgo il professor Santurli, Carlo, perché un aspetto. Poi ti ringrazio, hai citato i pannelli truciolari, che per me sono sempre, come te dicevi per l'aiuto, per me sono il primo amore, i pannelli truciolari, quindi quello è il mio mondo. Ed è un aspetto che la lavorabilità, cioè poi come ingegnere sull'aspetto anche delle caratteristiche che devono essere poi presi in considerazione, sono anche gli aspetti delle proprietà tecnologiche. Quindi vorrei sapere da te un punto di vista, cioè di quando noi andiamo appunto a utilizzare un materiale di riciclo, e anche di quelli che hai anche esemplificato, quali sono anche gli aspetti di proprietà tecnologiche che ci consigli anche di considerare nella caratterizzazione di un materiale? Grazie Francesco, no, grazie per la domanda. In effetti ci sono dei problemi che a noi sembrano banali, ma che non lo sono, cioè la vetroresina può essere sostituita per esempio dai pannelli
con le fibre naturali. Prima è stato accennato il basalto, anche il basalto è una notevole possibilità, ma passiamo alle fibre ottenute dalle piante, per esempio la canapa, per esempio l'aiuta, per esempio il lino, e le possibilità sarebbero tante. La prima questione da porsi, e in effetti ci sono tanti studi che si stanno già orientando su questo, è: possiamo forare questo pannello, fare un foro pulito? Cioè non è un argomento molto da premio Nobel, ma è fondamentale. Se non riusciamo a fare un foro pulito, il nostro pannello ha dei problemi, di delaminazione in entrata o in uscita dell'utensile, del trapano, in parole povere, e questo compromette la funzionalità. Quindi dobbiamo, anche io lo dico anche come accademico, dobbiamo cercare di portarci proprio a livello del materiale, proprio a livello del banco di lavoro, cercare di capire, sì, anche perché dei materiali non sostenibili, non granché sostenibili, come giustamente si diceva, come la fibra di carbonio e l'epossidico, la fibra di vetro con l'epossidico o altre. Sì, c'è anche una domanda simile in questo momento anche nella chat. Hanno così tanto successo perché in realtà riescono a lavorarsi nello stesso modo che si fa col legno o che si fa anche col metallo, quindi con semplicità e senza richiedere dei continui controlli, con una qualità abbastanza costante. Quello con cui ci stiamo scontrando con le fibre naturali è proprio la qualità costante del prodotto. E questo dobbiamo fare ancora molto. Io sono molto ottimista, però c'è da lavorare su questo. Certo, grazie Carlo. Penso che in parte anche c'è una domanda anche nella chat che è un po' su quello che stiamo anche dicendo adesso, sull'aspetto di, è chiaro che poi utilizzare, qui si parla nella domanda è della vitroresina in prodotti a basso valore economico, poi c'è il problema della sostenibilità economica e sono questi gli aspetti che bisogna prendere in considerazione, cioè nel senso che uno degli aspetti è proprio quello di lavorabilità, di tecnologia che può essere utilizzata e lì appunto rientra il discorso della sfida o del trasferimento anche a volte di conoscenze, trasferimento anche tecnologico che è necessario effettuare per poter essere competitivi, certo, poi sul mercato. E passiamo scendiamo nella lista e passiamo agli amici del CNR. Prima del collegamento, quando eravamo nel fuori onda, c'è stato anche uno scambio anche con il dottor Riminesi, riprendo un po' quello che stavamo dicendo nel fuori onda, sull'aspetto che la vostra, e quello che un po' anche Cristiano ci ha presentato, nella messa a disposizione delle vostre facilities, delle vostre attrezzature per il progetto Marlic, è uno degli aspetti che comunque dicevi che anche come missione, anche di stesso del CNR, avete, è quello di riuscire a entrare, quello che diciamo prima, alzare il TRL, cioè entrare in contatto con le aziende. Cioè, qual è, perché sappiamo sempre il solito gap che c'è tra ricerca e poi quello che deve essere calato nella realtà aziendale. Ci puoi dare qualche spunto, qualche... Allora, l'idea della presentazione, che è stato letteralmente un flash, era quella di far passare un messaggio che siamo sì un istituto di ricerca, un ente di ricerca, però un ente di ricerca che è pronto a ascoltare quelle che sono le esigenze del territorio, sia in termini di un'offerta di un servizio qualificato che può essere di consulenza a vari livelli, quindi di accompagnamento allo sviluppo di un nuovo prodotto oppure nella validazione di un determinato prodotto, oppure anche proprio quello di sviluppare insieme un prodotto, uno strumento, un sistema che possa essere funzionale all'azienda per intercettare un particolare settore di mercato o per consolidare la propria posizione all'interno di quel mercato. Va tenuto presente che il CNR è costituito da un centinaio di istituti, ora con la recente riorganizzazione non ho ben preciso il numero.
e spaziamo in tutte le aree disciplinari, quindi anche l'unità di ricerca a Camerino dovrebbe essere interpretata sia all'interno del Marlic ma su tutto il territorio come una porta di ingresso facilitata verso il CNR per fare proposte di collaborazione e altro. Grazie Cristiano. E mi collego al collega, dottor Jenko. Sicuramente è stata presentata, una, come diceva anche Manuela, una tecnica che è non comune, complessa di per sé. E magari per quello che mi interesserebbe capire è come può essere utile nell'azienda questa tecniche che ci hai mostrato, quali applicazioni senti che possono essere anche più vicine nei settori industriali? Allora, ti dirò che la diffrazione a raggi X è molto utilizzata in certi tipi di aziende, tipo cementifici, eccetera, proprio in linea con il processo produttivo, perché banalmente te hai un fingerprint, quindi hai uno spettro che è sempre uguale. Se ti succede qualcosa, vedi anche dei cambiamenti nel profilo e quindi puoi fermare la produzione perché sta andando qualcosa fuori specifica, insomma. Io credo che sulla parte di, magari è meno utilizzata, eccetera, ma anche sulla parte di polimeri, compositi, può avere sia anche questo aspetto che è interessante, ma credo sia molto interessante anche l'aspetto del progettare il prodotto, ovviamente non si fa solo con l'XRD o solo con queste cose, ma comunque è una tecnica che può aiutare a comprendere quali sono le trasformazioni del materiale sotto certi stimoli. Io vi facevo esempio sulla temperatura, perché è una cosa che il grado di cristallinità del polimero, che può essere calcolato con l'XRD, può essere, per esempio, seguito in questo modo. Questo è un esempio banale. Certo. Quindi ci piaceva anche, al di là di quello che diceva Cristiano, che ha fatto un excursus sulle possibilità, anche andare un po' su una parte che magari può essere non a conoscenza di tutti, quindi era anche questo scopo. No, molto utile e molto interessante, grazie. Prego. Io vi ringrazio, vi devo lasciare perché è un'altra riunione da un'altra Benissimo. Parte. Immagino i tempi. Va bene, buona giornata. Ciao. Altrettanto, ci vediamo. Andiamo invece lato Enea con il dottor Nacucchi. Grazie anche qui, una presentazione molto interessante sulla nanotomografia. Io guardando proprio la presentazione mi chiedevo questo aspetto qua, sempre legato un po' al controllo di processo, poi collegando a quello che potrebbe essere il lato aziendale. Le tecniche di nanotomografia che ci ha mostrato, è poi correlabile con delle prove che vengono utilizzate anche a livello industriale, ad esempio con prove anche di nanometriche che a volte appunto le aziende utilizzano quando sono i loro controlli, verifiche per marcature CE. Esistono delle corrispondenze con quelle che sono magari metodiche più da laboratorio di controllo aziendale? Sì, allora diciamo che un po' come diceva il collega Jenko riguardo alla diffrazione X, diciamo la tomografia è ampiamente utilizzata in campo industriale, però soprattutto diciamo, per controlli qualità, per la determinazione dei difetti, diciamo, per ad esempio nel caso di compositi, no? Individuazione di porosità, no? O studiare certo. delle laminazioni, cose di questo tipo. Quindi più a valle. Ecco, nella presentazione sottolineavo invece un aspetto dove si può intervenire in fase di design, in fase di progettazione, perché con l'ampia disponibilità sia di materiali e tecniche di processo
spesso diciamo, gli ingegneri hanno la difficoltà di poter stimare le proprietà di interesse. Io nella presentazione facevo l'esempio delle proprietà elastiche, però si potrebbe pensare anche ad altre proprietà fisiche, insomma, dalle proprietà termiche, che potrebbero essere studiate allo stesso modo, o altre proprietà ancora più di altro tipo. Spesso gli ingegneri hanno la difficoltà di stimare in maniera, diciamo, attendibile queste proprietà. E, allora, un'analisi non distruttive come questa, insomma, possono essere anche più, offrire una risposta anche più facile, insomma, possono offrire, permettere di ottenere più facilmente delle risposte e dei dati, insomma, che poi ad uso del progettista. In quel caso si parlava, no, delle direzioni delle fibre, no, per capire l'allineamento, l'orientamento prevalente, e questo ha permesso quindi di ottenere dei valori di modulo elastico, in quel caso confrontabili in buon accordo con quelli sperimentali, però in generale se io li devo predire, li devo prevedere, magari facendo anche delle prove di questo tipo posso avere dei valori, diciamo così, in maniera speditiva, tra virgolette, dei valori anche da poter utilizzare subito in fase di progettazione senza stare a fare campagne di misura molto, molto ampie. Volevo soltanto aggiungere una cosa un po' fuori, un po' all'atere, come dicevano anche i colleghi del CNR, anche noi quindi siamo un po' una porta d'ingresso all'ENEA, quindi gli esempi che abbiamo mostrato io e la collega Fagna Palano sono alcuni degli esempi, insomma, delle possibilità, ma diciamo, attraverso l'ENEA è il secondo ente di ricerca dopo il CNR, quindi ci sono anche lì una varietà di competenze, diciamo, siamo anche disponibili a fare la trade union ai colleghi che hanno le competenze poi giuste per rispondere alle domande che vengono poste. Perfetto, grazie mille dottor Nacucchi. Dottoressa Palano, invece, anche qui a livello più di curiosità, poi sempre liberi di aggiungere quello che uno come vuole integrare, come ogni contributo è molto ben accetto. Controlli non distruttivi, controsuoni e termografici. Allora, io un po' c'ho il pallino sempre del controllo di processo, controlli che possono essere fatti, e parlavo di controlli appunto che possono essere per volume o altri più superficiali, e sono comunque controlli che possono essere utilizzati per controlli in continuo lungo le linee, e un altro aspetto che mi interessava, si possono creare dei pattern e anche delle difettosità che poi possono essere magari anche elaborati, pensando anche adesso al tecnico con intelligenza artificiale, che possono essere utilizzati o meno. Questo perché sempre di più anche nel controllo anche in linea ci si sta spingendo di avere un controllo in continuo e avere anche gli aspetti di costruirsi anche uno storico all'interno dell'azienda per migliorare sempre di più poi il controllo qualità. Sì, rispondo alla prima domanda. Allora, il discorso di monitoraggio del processo è un'attività in effetti che anche in Enea stiamo svolgendo, però non sui compositi, ma sul processo di produzione mediante saldatura o additive manufacturing. Effettivamente si può fare un controllo, diciamo, in continua con la termografia in particolare. E può dare insomma dei buoni risultati, delle buone indicazioni su come si sta svolgendo il processo, qual è l'efficienza di quel processo. Sui compositi non lo abbiamo ancora fatto, invece dei colleghi in precedenza in Enea hanno utilizzato la tecnica ultrasonora per i materiali compositi e polimerici, per verificare in continua diciamo la polimerizzazione, analizzando il segnale ultrasonoro per vedere il grado di polimerizzazione del polimero. Quindi sono dei processi che, soprattutto la termografia, che si prestano comunque a un controllo di processo, un controllo in continuo. Per quanto riguarda il discorso di stabilire dei pattern di difetti, questo dovrebbe essere l'obiettivo, che però è piuttosto arduo, secondo me, per i materiali compositi. Cioè l'obiettivo dovrebbe essere quello di stabilire quali sono i possibili difetti che possono essere rilevati e come sarebbe, diciamo, il segnale
una volta che viene riscontrato quel tipo di difetto, quindi creare secondo me proprio un vero e proprio database delle difettosità tipiche dei compositi. È un po' ardua come impresa, secondo me, per il fatto che i compositi sono progettati ingegneristicamente, quindi un composito non è uguale all'altro, ecco. Certo. Infatti molto spesso, cioè, tutti gli esempi che ho proposto sono tratti da dei progetti con delle aziende. Però mentre l'ente di ricerca fa delle, diciamo, mette a punto delle procedure, dei setup, diciamo, che spaziano tra vari, diciamo, tra varie tipologie di compositi, le aziende effettivamente utilizzano anche questi controlli non distruttivi, ma magari focalizzandosi sul particolare composito che loro utilizzano in quel momento, ecco, quindi creando dei setup ad hoc. Però secondo me effettivamente soprattutto un'azienda che è focalizzata su un tipo particolare di composito, l'obiettivo potrebbe essere quello di creare dei database con i pattern di difetti. Grazie mille, grazie, è molto chiaro che... Passiamo all'ultimo intervento, in modo che cerchiamo di arrivare anche a chiusura, la dottoressa Biolchini. Grazie anche per il suo intervento, è stato molto interessante. Anche per me quello è un aspetto in cui dobbiamo sicuramente integrare sempre di più, anche facendo anche proprio massa critica come sistema per riuscire a realizzare degli indicatori di circolarità. Io vengo, come dicevo prima, da quel settore legno arredo, dove ci si inventa sempre qualche etichetta che spesso a volte sconfina anche nel greenwashing, e c'è questo pericolo. Lì si parla molto di bilancio materico, quello che viene fatto, perché nel settore c'è tanto riciclo nel pannello truciolare che dicevo prima, e quindi si raggiungono dei valori che sono altissimi, a volte anche esagerati per certi aspetti, però chiaramente è una valorizzazione di una peculiarità dei materiali con cui è costituiti. E due piccole domande. Una, qual è, prima parlava, no, di quelli che sono la Francia, e a livello europeo c'è una discussione. Mi interesserebbe sapere come noi ci stiamo posizionando come italiani, perché a volte rischiamo di andare dietro pur essendo bravi e preparati su questi aspetti. E l'altro, proprio veloce perché so che è un argomento poi lunghissimo, è l'aspetto di questo pericolo che dicevo di greenwashing. Cioè, come si evita, perché il proliferare di tante soluzioni può, se non si va appunto verso una normazione, proliferare in un rischio di svalutare anche questa attività, che può essere invece molto importante, più pratica a volte anche dello stesso LCA. Sì, senza dubbio, infatti il pericolo proprio dato dal fatto che ognuno va avanti, che è un po' quello che è successo con l'LCA, adesso sta succedendo di nuovo con gli indicatori di circolarità, cioè ognuno è partito in qualche modo. Sì, okay, esatto. E il problema è ottenere dei numeri che siano confrontabili, no? Quindi è necessaria una norma di riferimento univoca. Dal punto di vista dei vari paesi, cioè quello che posso dire è chi è più avanti in questo senso, la Francia e anche la Gran Bretagna, anche un istituto, diciamo, di riferimento in Gran Bretagna, il British Standard Institute, ha tirato fuori delle proposte di norme. E in Italia, che io sappia, non ho visto delle proposte a livello italiano. E quello che ho visto, un'azienda italiana che è andata dietro all'AFNOR, cioè certificata con questa norma prototipo AFNOR, è un'azienda che produce materiali da costruzione. Io non sono esperta di materiali da costruzione né di materiali composti, penso sia chiaro, però mi è piaciuto molto essere in questo contesto, proprio perché l'interdisciplinarietà è evidente, ognuno di noi si arricchisce, penso, dal contatto con l'altro. Quindi è un'azienda che produce materiali da costruzione in Toscana. E quello che ho capito è che le norme AFNOR sono quelle che stanno prendendo più, cioè,
sono quelle accolte meglio. E quindi cioè noi ci stiamo preparando su quelle, sulle MacArthur, in maniera ad essere pronti nel momento in cui uscirà una norma europea per dare indicazioni, fare delle prove. Ma io ringraziando nuovamente tutto il panel, per chiudere proprio su questo aspetto qui, perché penso che l'aspetto che si diceva adesso, interdisciplinarità, è fondamentale. Qui abbiamo visto proprio anche nelle stesse presentazioni, ma di per sé anche nella piattaforma Marlic, come siamo costituiti, noi dovremmo fare tesoro di tutte queste conoscenze che abbiamo, perché esistono poi anche appunto i nostri tavoli, è un po' l'obiettivo anche di questi seminari che stiamo tracciando, quindi arrivare fino all'ultimo, che porteremo le nostre istanze anche al Ministero della Transizione Economica, dove loro hanno i CAM, i criteri ambientali minimi, dove è una possibile palestra in cui possiamo portare, anche se siamo dei soggetti credibili come siamo, portare delle nostre considerazioni. Quindi da parte mia, per cercare di chiudere, passerei e vi ringraziare di nuovo, e passerei la parola ai coordinatori del progetto per un loro saluto. E passerei prima alla dottoressa Pianesi, poi all'ingegner Castorani per concludere la giornata, i lavori di oggi. E grazie mille a tutti quanti per aver ancora in maniera abbastanza numerosa partecipato fino al termine di questo webinar. Prego, Savina. Buongiorno a tutti, grazie Francesco. Sono Savina Pianesi, responsabile R&D della società Delta. La Delta opera nel settore della veli da cucina e materiale composito a base acrilica. E proprio quest'anno compie i 30 anni di attività. E Delta, nell'ambito della piattaforma Marli, che è capofila e responsabile del progetto sul tema dei manufacturing, che tratta appunto la manifattura sostenibile nell'ottica di un approccio di economia circolare nell'ambito dei materiali compositi. Mi piacerebbe diciamo parlare più dettagliatamente, ma per adesso sarò molto molto breve. Volevo dire che le aziende che partecipano al progetto sono Delta, Etablates, Simeg, Simeg Marmi, Elantas, Mylas e Nuova Simonelli. Centri di ricerca che ci supportano sono il CNR, l'ENEA, l'Università di Camerino e la Politecnica di Ancona. E a tal proposito, l'obiettivo finale del progetto è quello di creare una catena di valore nella regione Marche tra i centri di ricerca, i produttori di compositi e le aziende che detengono la tecnologia di trasformazione degli scarti, con la finalità di impiegare questi scarti e sfridi trasformati in una materia prima seconda e poi nuove produzioni. Ma per fare questo abbiamo bisogno di competenze e conoscenze delle università, dei centri di ricerca di eccellenza che abbiamo nel territorio, per una caratterizzazione chimico, fisica, meccanica, ma completa, e perché no anche la circolarità di cui si parlava prima, che va a definire proprio la valorizzazione e l'impiego in una nuova vita, diciamo, di questo materiale che chiameremo green. Io mi unisco ai ringraziamenti per la competenza e la disponibilità dei relatori che hanno risposto presente senza indugio a questo incontro e disponibili poi a collaborare e a condividere le loro conoscenze. E un ultimo ringraziamento anche a tutti quelli che si sono spesi per l'organizzazione del webinar, soprattutto l'Università degli Studi di Camerino e il Cluster Marche. Vi saluto e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, io mi unisco come prima cosa ai ringraziamenti di Savina, quindi ringraziando a nome di tutto il partenariato come capofila del progetto Marlic, tutti i relatori che sono intervenuti, la Fondazione Cluster per l'organizzazione dell'evento. E devo dire che il webinar è stato, dal mio punto di vista, spero anche dal punto di vista di tutti, realmente interessante, perché si è delineato in maniera chiara quella che è la sfida che il progetto Marlic in qualche maniera deve cercare di risolvere, ossia quello di inquadrare questi nuovi materiali che sempre più si stanno, diciamo, affacciando nel mondo dell'industria e quindi del mercato, quindi materiali bio, materiali di scarto e recupero, all'interno di un paradigma di economia circolare, onde evitare il paradosso che prima era stato mostrato nel mondo dell'automotive elettrico, quindi di, diciamo, elettrificare il trasporto, ma ridurre quella che è la circolarità del mondo dell'automotive.
Lavorando come HP Composite all'interno del mondo dell'automotive principalmente, posso aggiungere che questo paradosso verrà nuovamente rivissuto nell'automotive appunto a trazione elettrica, laddove i materiali compositi sostituiranno nella carrozzeria, nel telaio, le auto, i materiali metallici nella costruzione delle auto elettriche, perché come sappiamo tutti non sono proprio circolari come materiali, specie quelli a matrice termoindurenti, che sono quelli più utilizzati in ambito strutturale. E quindi la sfida è chiara per Marlick ed è quella di trovare una soluzione concreta, pronta, e siamo partiti con questo primo webinar proprio dal mondo della ricerca, perché è lì dove l'innovazione e in qualche maniera la transizione parte, quindi dalla ricerca, ma l'obiettivo ultimo è quello di trasferire i risultati poi dopo nel mondo industriale, sul mercato, quindi dare concretezza e trasferire realmente tutta l'innovazione che ci aspettiamo di andare a produrre, che già abbiamo iniziato con tutti i vari progetti di ricerca, sia quello sui biomateriali che quello sul demanufacturing. Quindi concludo ringraziando tutti nuovamente e spero di rivederci nei prossimi webinar, dove cercheremo proprio di andare più sul concreto, come già annunciato Francesco, quindi passando per dalla ricerca al trasferimento tecnologico e coinvolgendo anche gli enti normatori, che devono necessariamente guidare questa transizione verso questo nuovo mondo e settore. Grazie a tutti. Grazie.